piedi davanti al divano. D'accordo, simpatica, non vi rigidite. Sì? La riprendiamo di qui? Certo, perché no? Guardate qua, qua. Avete sentito? Più naturali. Non è magnifica? Va bene, sono pronto. Su, un bel sorriso. Ti allegro, ecco, così. Anche la mamma un po' più allegra. Benissimo. Perfetto, ora ci siamo. Attenzione ai capelli. Oh, no. Continuo. Cosa fai? Mi spettini tu? Un momento. Scusami. E questa è fatta. Sì. Con le bambine abbiamo terminato? Penso di sì, con le bambine sono state. La vostra parte è finita. Andate. Arrivederci. In cucina vi ho preparato dei panini. Molto graziose. Arrivederci. Sono state davvero brave. Sì, bravissime. Ciao. Adesso il papà e la mamma sul divano. Yuan, non così, non stare tanto giù. Più su, sul bordo, il rito sulla schiena. Non devi stare indietro, la devi tenere a te. Così? Va bene. Fai un'inquadratura molto ravvicinata. Io mi faccio piccina piccina. Parlate tra voi, non troppo di profilo, che si veda l'espressione. Voi vi volete bene, dovete sorridervi. Vai. Ma senza preoccuparvi di me, eh? Ecco. Non vi muovete? Fermi, così va bene. Grazie. Ecco, grazie, io ho finito. Grazie mille. Molto bene, tu resta dove sei e mentre parliamo scatti qualche fotografia. Ci penso io. Adesso vi farò alcune domande tipo. Cominceremo dalle più semplici, così vi sentirete a vostro agio. Vincerete il nervosismo iniziale. Non credo di sentirmi nervoso. Molto bene. Allora, ecco qua la prima. Se doveste descrivervi in poche parole, cosa direste di voi? Vediamo. Oh, non mi sembra tanto semplice. Via, nemmeno tanto difficile. È facile essere fraintesi. Non c'è pericolo. Non devi credermi presuntuoso se mi reputo abbastanza intelligente, molto giovane, valido negli affari e sessualmente. Continua. Un uomo di larghe vedute, colto, brillante e anche educato. Che altro potrei aggiungere? Che sono socievole, nel senso pieno, anche con chi è di condizione inferiore alla mia. E sportivo. E soprattutto un buon padre di famiglia e un buon figlio. Sì, io non ho nessun debito e pago le tasse. Diciamo che rispetto il governo qualsiasi decisione prenda e infine che amo il nostro sovrano e che ho abbandonato la chiesa di Stato. Basta così o devo continuare? Continuo, continuo. Beh, che come amante sono eccezionale, vero Marianne? Non usciamo dalla domanda. Ora tocca a te, Marianne. Cosa vuoi che dica? Beh, sì, che sono sposata a Johan e ho due figlie. E poi? Non mi viene in mente nient'altro al momento. Su, pensaci. Che Johan con me è molto gentile. Ah, grazie, sei cara. Che siamo sposati da 10 anni. Ho rinnovato ora il contratto. Certo, io non riesco ad esprimere le mie doti con la stessa sicurezza come ha fatto lui. Ma posso dire con tutta sincerità che sono contenta della mia condizione. Sì, di vivere la vita che sto vivendo. Che altro potrei dire? Non è facile. Ma che lei ha un bel corpo. Oh, non scherzare, io cerco di rispondere seriamente. Io ho avuto due figlie, Karin e Eva. Questo l'hai già detto. Vediamo, passiamo a raccogliere un po' di dati. Vorrei sapere la vostra età. Io ho 42, anche se non dimostro 40... di averli. Io 35. Mm-hmm. Se ti interessa, veniamo tutti e due da famiglie decisamente borghesi. Suo padre è medico. Già, mia madre fa la mamma con tenacia incrollabile. Il mio padre è magistrato. Io ero destinata a fare l'avvocato, così era stato deciso. Io sono la più giovane di 7 figli e allora mia madre doveva governare una casa molto grande. Adesso se la prende più comoda. Ma no, sul serio. Sembrerà strano, ma in effetti noi due andiamo molto d'accordo con i nostri vecchi genitori. Li andiamo a trovare spesso. C'è mai stato niente da dire? Non mi pare. Bene, passiamo un po' a parlare di quello che è il vostro lavoro. Il tuo? Oh, il mio... è un lavoro piuttosto noioso. Sono docente all'Istituto di Psicotecnica. Non credo ti interesserà. Io credo. Mi sono specializzata in diritto di famiglia. Lavoro in un grande studio legale. Più che altro mi occupo di divorzi. È una materia assai interessante. Se fermi si pensa così, che... fermi. Fai questa espressione. Ho fatto. Molto bene. È imbarazzante. Che brutto effetto fa. Al momento, poi passa. Raccontatemi come vi siete conosciuti. Questo spetta a lui. Ma sì? Sì, è stato un caso insolito. Per quello che ne so, è stato un amore a prima vista. Tanto io che lei avevamo molti amici in comune. Così c'erano le occasioni per incontrarci alle feste che si davano. E inoltre eravamo tutti e due politicamente impegnati e prendevamo parte alle recite studentesche. Sì? Già,
Ma non è che sentissimo una particolare attrazione l'uno verso l'altro, anzi lei mi reputava un vanitoso. Johanna aveva allora una relazione con una famosissima cantante. Della cosa si dava molte arie ed era insopportabile. E lei a 19 anni era sposata con uno stupidello che aveva il solo merito d'essere un figlio di papà. No, ti sbagli, era tanto caro e io gli volevo molto bene. Poi sono rimasta incinta quasi subito e questo ha avuto il suo peso. Ma allora com'è che voi... Ah, ci siamo messi insieme? Sì. Beh, se devo dire la verità, l'idea fu di Marianne, più che altro. Sì, il mio bambino morì poco dopo essere nato. Così io e mio marito divorziammo con un certo sollievo. A Johan nello stesso momento capitò di essere piantato dalla sua adorata cantante. Tutti e due ci sentimmo soli e un po' depressi. E così sono stata io a proporgli di metterci insieme. Già, ma non ci amavamo affatto, eravamo tristi e ci consolavamo a vicenda. Ma poi scoprimo che stavamo magnificamente bene insieme. Devo dire che ci dedicammo con maggior impegno agli studi. E mettemmo su casa, francamente con molto timore. Ci aspettavamo che le nostre madri non vedessero di buon occhio la nostra manovra e ci scoraggiassero in tutti i modi. E invece fecero di tutto per diventare le nostre migliori amiche. In effetti non incontrammo nessun genere di ostacolo. E Johan e Marianne si sposarono e vissero felici. Insomma, ci volevamo bene. Ecco. Ci consideravamo addirittura una coppia ideale. E così è stato. Niente complicazioni di nessun genere? No, niente complicazioni. Non abbiamo mai avuto preoccupazioni materiali. Niente? Non abbiamo mai avuto a ridire sui nostri amici comuni o sui nostri parenti. Abbiamo un buon lavoro che ci piace e la buona salute. E così via di questo passo, con una fortuna sfacciata, tranquillità, ordine, armonia, lealtà. Una felicità indecente, se si può dire così. Certo, abbiamo anche noi le nostre piccole divergenze, come tutti del resto, ma per lo più andiamo d'accordo. E non bisticciate mai? Bisticciamo, Marianne, soprattutto. Davvero, tutta colpa sua. Si arrabbia così difficilmente che mi fa arrabbiare. Siete straordinari. È meraviglioso. Già, veramente, proprio l'altra sera c'è stato qualcuno che lo diceva, che persino il non aver problemi può diventare un grosso problema. Noi siamo perfettamente consapevoli che una vita come la nostra ha i suoi lati pericolosi. Che lati pericolosi? Che vuol dire? Cos'è, non vi sentite abbastanza? Ma no, che il mondo va a scatafascio, io rivendico i miei diritti di vivere. Il diritto di pensare a me, di infischiarmene degli altri, e invece non faccio che sentire sermoni sulla salvezza universale. Io non la penso come Johan. Ah no? E come lo pensi tu? Io ci credo invece. Io credo nel prossimo. Puoi spiegarti? Io penso che se tutti noi, sin dall'infanzia, imparassimo a curarci un po' più del prossimo, il prossimo si curerebbe di noi e il mondo cambierebbe parecchio. Fermi così? Un momento solo. Guardate qui, prego. Fermi, sempre qui. Grazie, fatto. Potete continuare. sentite quello che scrive qui. Marianne ha due occhi che sono un incanto, che sprigionano una gran luce interiore. Alla mia domanda, come contempera casa e lavoro, ha avuto un sorriso velato che sembrava nascondere un dolce segreto. Poi mi confida che se la cava perché Johan le dà una mano. È la verità, l'ho sempre aiutata. Tutto sta a intendersi, dice, e si illumina perché Johan arriva e si siede accanto a lei sul bel divano ereditato dalla famiglia. Oh, ma che carini. E le cinge le spalle con un braccio in segno di protezione. Lei gli sorride piena di fiducia e tenerezza. Ai 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 ai. Adesso viene il bello. Così decido di venirmene via. Si capisce che è il momento di lasciarli il loro agio e noto che ne sono felici. Finalmente possono restare soli insieme nella loro tranquillità. Non vedevamo due esseri che sono maturati uno accanto all'altro nel matrimonio, forti, felici, fiduciosi nella vita. Nella società, consapevole di avere collocato il loro amore al primo posto, al di sopra di tutte le cose. E di tutto. Quando ci hanno portato le bozze ci siamo sentiti male da morire. Difatti non c'era che denunciare il giornale, ma la mamma e le ragazze l'intervista non spiaceva e per non contraddirle ci ho rinunciato. L'unica cosa che mi ha urtato è che non si è fatto cenno ai miei occhi. Dimmelo tu, non irradiano forse nessuna luce misteriosa? Hai degli occhi folgoranti. Per me stanno nel buio più completo, tenebrosi, molto sexy. Mia moglie ti sta adulando in modo sospetto. Fuggiamo? Portami via con te. Sì, gli farebbe bene cambiare genere. Dopo 10 duri anni di matrimonio, a Johan qualche infedeltà lo addolcirebbe. Non ci ha mai provato, ne sei sicura?
Sicurissima, ho giurato di credere a tutto quello che mi dice, sin dalla prima notte. L'hai sentita, Caterina? Si vede che Johan sa mentire molto meglio di te, spudorato tesoruccio. Ah, purtroppo mio. Il mio difetto è di non avere fantasia. No, secondo me non è un difetto. Tanto meno fantasia si ha, tanto meglio si riesce a darla a bere. Con Peter invece ogni cosa diventa chiara, ti sommerge di spiegazioni. A volte quasi mi commuove. Mi è capitato di leggere il tuo ultimo articolo e riconosco che perfino io sono riuscita a capirti. Ne sono lusingato, ma è Caterina che l'ha scritto. Ah, sei così brava, Caterina. Non lo sapevi? Io mi trovavo fuori in Germania quando è arrivato il via per quest'articolo. Caterina si è messa sotto e lo ha scritto. Me l'ha letto al telefono e io gli ho dato una risposta. Ma perché l'hai firmato tu se è stata Caterina a scriverlo? Guarda, non è sottomissione, non è sfruttamento della donna. Noi due lavoriamo insieme e a me basta, un'intesa perfetta. Siete vero, invidiabili. Vero? Io non direi, tu non sai quello che succede in realtà tra noi. Non lo potete immaginare, una vera e propria vita d'inferno. Salute, vecchiaccia mia. Grazie, tesoro. Non c'è niente di male se dico queste cose in presenza di Johanna e Marianne. Che c'è, Caterina? Oh, no, niente, non c'è niente. Qualche volta Peter fa un po' lo sventato, diciamo. Io sarei uno sventato? Non mi spiace se passo per sventato. Vuol dire che la fantasia non mi manca, ma credo di capire che per Caterina sarei uno sventato senza midollo spinale, un ramollito alla gelatina. Quanto è buona la gelatina. Su, gelatina. Perché non cambiamo argomento e lasciamo perdere le tristezze della vita? Certo, hai perfettamente ragione. Non dimentichiamo dove siamo, questo è un ringraziamento doveroso per noi, perché noi siamo colpevoli, secondo l'intervista che è stata appena letta, di trovarci tutti riuniti sotto il tetto di una fortunata coppia felice, dove non bisogna lasciare, come dire, volgari stronzi per non turbare l'armoniosa convivenza. Alla salute e grazie per il pranzo. Alla salute. Non ti invidierò mai abbastanza la felicità coniugale, quanto la sottile sapienza nell'arte culinaria. È molto brava. Io la miro, dico sul serio. Ecco una cosa che contribuisce a sostenere l'altra e vorrei tanto che Caterina riuscisse a imparare quanto te. Ti ringrazio, ma Caterina è molto più brava di me. No, perché io sarei quella che gli avvelena la vita a tavola. Questa è la sua battuta di tutti i giorni, non se ne salva uno. Figuriamoci, di tutti i giorni, per averglielo detto una volta. Sarebbe come dire una battuta male. Sentite, vogliamo passare di là? Ci andiamo a prendere un caffè e così cambiamo aria. Sì, io ci sto. Già, si capisce, sono il solito sventato. Giro sempre la manovella dalla parte sbagliata. Lascia, non ti preoccupare. Sparecchieranno domani le bambine. Però, com'è tutto maledettamente commovente, in fondo. Commovente cosa? La vostra unione. Johan, Marianne e Marianne, Johan. Commovente fino alle lacrime. A dirvi la verità, viene la voglia di bucarlo, questo vostro pallone ben gonfiato. E tu lo faresti, eh? Salute a voi. Salute. Siete sposati da 10 anni, o sbaglio? Li abbiamo festeggiati proprio adesso. E nessun cadavere nell'armadio? Chi può saperlo? Vabbè, certo, non si può mai sapere. Alle pulizie noi ci teniamo in modo particolare. Ah, hai sentito, Caterina? Anche in questo lasciamo a desiderare. Nella pulizia. Dobbiamo deciderci una volta per sempre. La prossima settimana telefono a Marianne per un appuntamento e le affido il nostro divorzio. Purtroppo, smaltita la sbronza, la buona volontà sfumerà. La calcolatrice ricomincerà a picchiargli in testa e deciderà lei. Permettere il divorzio a una condizione, se Caterina rinuncerà ai depositi che si è portata in Svizzera. Ah, lui lo sa, quei soldi sono miei, guadagnati da me. E Peter, è vero, ma sono stato io a moltiplicarli. Tu puoi prenderti tutta la fabbrica.
Generosa davvero la sua offerta. Uno stabilimento scassatissimo in Italia, che se ne sta andando alla malora con i costi di produzione che salgono in quella maniera. Ma cara, io ti passo l'intero patrimonio che ho. Ma io me ne sbatto di tutta la merda che hai qui in Svezia, quel tuo appartamento, il cottage, l'auto, il barcone, le azioni, le obbligazioni. Lo so io quello che mi costerebbe. Bella generosità. Non fa che scaricare su di me tutte le tasse. Scusatemi, carissimi, se disturbo una riunione così simpatica con olezze tanto triviali. Ma quando Peter comincia a parlare di un accordo, beh, allora so bene quanto ha bevuto e esattamente quanto resta per passare agli insulti. Già, è quello che sostengo da un pezzo. Caterina ha la vocazione degli affari quanto un uomo. Anzi, va al di là della vocazione. È un uomo d'affari. Ingentilito da una spiccata buona dose di sensibilità artistica e tanta, tanta intelligenza quanta io stesso non sono in grado di valutare. Per di più, molto carina. Un carattere ammirevole in un corpo mirabile. È un mistero come mi sia concesso penetrare tra le gambe di questo mostro di perfezione. Forse non sarebbe male chiamare un taxi e andarci. No, noi rimarremo seduti. È odioso costringere Johan e Marianne ad assistere alle nostre scenate. Qui. Stanno qui. Sono Johan e Marianne. Loro sono legati con piccoli nastri rossi, col fiocco sulla schiena, come i maialetti di marzapane della nostra infanzia. E per loro di grande utilità averci così vicino. Hanno il privilegio di poter dare un'occhiata all'ultimo girone dell'inferno. Il grande Strindberg lasciò scritto: mi sono chiesto spesso se non c'è niente di peggio di un marito e di una moglie che si detestino. Che ne pensate? O è forse peggio tormentare i bambini? Oh, non ci avevo pensato. Caterina e Peter sono come due bambini. Caterina, dentro di sé, è una piccola bimba che sta seduta e piange perché è caduta e si è fatta male. E nessuno corre a soccorrerla. E invece io siedo all'altro angolo, non sono cresciuto. E piango anch'io perché Caterina è incapace di volermi bene, nonostante che io sia brutale e cattivo con lei. Almeno di una cosa possiamo essergli grati a Strindberg, l'averci fatto sapere con certezza che non c'è altro male peggiore di questo e che quindi siamo maturi per il divorzio. A patto che tu ti decida ad essere ragionevole e a patto che insieme e tutte e due nello stesso momento, con testimoni fidati da entrambe le parti, si firmino i documenti. Di modo che l'uno non possa fregare l'altro, come c'è da aspettarsi. Ci telefoniamo in settimana. Come volete. Nel nostro studio abbiamo un ottimo commercialista, Borlund, forse sai chi è. Vi potrà aiutare nelle questioni economiche. Sei d'accordo, Caterina? Anche se risolvessimo la questione economica, non riusciresti a sbattermi via. E lo sai. Credi d'essere proprio così necessaria e tanto indispensabile, mia dolce Caterina? Che cos'è che te lo fa pensare? Davvero mi piacerebbe saperlo. Avanti, su, dillo al tuo Peter. Perché non me lo dici? Perché sei costretto a fare l'amore con me, dato che non ci riesci con nessun'altra donna. Hai bisogno di sentirti rodere dai rimorsi. Non hai limiti in questo. E ora che è finita con Young, provi un po' di panico, non è vero? È rimasto solo il vecchio Peter che pensa a te, con la sua grande pazienza. Tu ti illudi, come sempre. E non mi stimi abbastanza. Credi che non abbia altri? Allora a questo punto ti dirò una cosa, Peter. Scusatemi, miei cari, ma sarò cruda di proposito. Peter però va rimesso sul suo giusto piano. E io devo dire quello che provo per lui. Anzitutto c'è una cosa, Peter. Una insopportabile, istintiva ripugnanza al tuo contatto. Una repulsione fisica. Preferirei procurarmi un qualsiasi coso finto pur di tenerti lontano dai miei organi genitali. Così un altro giorno si dilegua alla vita.
E la notte discende sulla terra nella buona pace del Signore. Ma tu rimani quelli che eri, mio Signore, pieno di grazia. E io vivo le nostre notti e i nostri giorni secondo il tuo volere. E così sia con quello che segue. Chissà che cosa vuol dire. Guarda qua, guarda che ha combinato. Anche il tappeto ha sporcato. Speriamo che le macchie di liquore vadano via. Se il tappeto è rovinato, mi devi mandare il conto. Ma no. Te lo pago io! Ti prego, Johan, dammi un po' di caffè. Sii gentile. Oh, sono ubriaco, fradicio. Ci devi scusare, sai. Di solito non ci comportiamo così. Ma voi siete i nostri migliori amici. I soli che abbiamo. Scusatemi. Scusateci. Adesso puoi pure chiamare il taxi. Mi porterò a casa la mia baccante e così potremo concludere la scena. Il finale di solito non è molto adatto al pubblico. Che ora è? 10:30. Meno male che se ne sono andati. Sì, stavano andando troppo su di giri. Johan, tu credi davvero che due persone possano vivere insieme tutta la vita? È una convenzione balorda che abbiamo ereditato non so da chi. Ci vorrebbe un contratto quinquennale, o meglio, rinnovabile di anno in anno. Anche per noi? Per te meno. E perché per noi no? Noi siamo l'eccezione che conferma la regola. Allora tu credi che noi resteremo insieme per tutta la vita? Che domanda sciocca. Ma non rimpiangi di non poter andare a letto con una donna diversa da me? No, e tu? A volte. Ah, questa è bella. È un rimpianto puramente teorico. Mi chiedo che cosa non funzioni in me. Dato che non ho quel genere di fantasie, io mi accontento. Anch'io, mio caro. Ora capisco. Che cosa? Ora capisco perché Katarina e Peter stanno in quell'inferno. E perché? Parlano due lingue completamente diverse e le devono tradurre in una terza lingua più comprensibile, altrimenti non si capiscono. Il motivo è molto più semplice, secondo me. Ma no, guarda noi. Noi parliamo di tutto e ci comprendiamo all'istante, perché parliamo la stessa lingua. Per questo stiamo bene insieme. Secondo me sono i soldi. Ah, non quello. Se due parlano la stessa lingua e si fidano l'uno dell'altro, la faccenda dei soldi non conta. Allora sei fissata. Ma io lo vedo ogni giorno esercitando la mia professione. A volte sembra che marito e moglie parlino per telefono, sull'interurbana, con apparecchi guasti. O a volte addirittura di ascoltare due programmati come registratori. Quando poi non capita il cosmico silenzio degli spazi tra un pianeta e l'altro. Non so quale sia la cosa più tragica. Ma non è così semplice. Supponiamo di avere le nostre due figlie all'asilo e di lavorare a turno in una fabbrica o roba simile. Non ci sarebbe differenza. Io non credo. L'importante è parlare la stessa lingua, il resto non conta niente. Questo è romanticismo. Perché tu pensi che staremmo peggio insieme se facessimo una vita del genere? Lo pensi veramente? Lo penso e lo credo. Puoi star sicura. Sicché non andremo più d'accordo. Sì, ne sono convinto. La lingua è fuori discussione. Ma non pensi che sia altrettanto facile non capirsi e sentirsi soli nella vita che conduciamo noi? Assolutamente no. Se hai un lavoro pesante e noioso, sei esposto a difficoltà molto più grandi, è evidente. Sei più stupido di quello che pensassi. Ah. Mi spiace, ma sei tu che sei romantico. Beh, vedremo. Che vuol dire vedremo? Ah, non lo so, tu lo sai. Non mi prendere in giro. È quello che cerco. Non hai fame? Tanta da svenire. Oh, che ne dici di un panino con pasticcio di fegato, cetrioli e un bicchierone di birra? Che è un'idea grandiosa.
Buongiorno. Buondì. Dormito bene? Come un ghiro, e tu? Insomma, solo che mi sono svegliata alle 5 e non sono più riuscita a prendere sonno. Non riuscivi a prendere sonno? Stavo lì e mi veniva ad arrabbiarmi. Come mai? Colpa mia? No, no. Per una volta tanto non è colpa tua, tesoro. Pensavo a quel maledetto pranzo della domenica con i genitori. Ma si va a pranzo ogni domenica dai genitori, dai tuoi e dai miei. Appunto, ed è una pazzia. Ma lo facciamo per loro. Ho deciso di telefonare e di non andarci. Telefoni che non andiamo. E che cosa pensi che dirà tua madre? Oh, me ne infischio di che cosa dirà. Voglio passare una bella domenica con te e le bambine, da soli. Oh, pensi di riuscirci? Vedrai. Sento già che mi sto montando per lo scontro. Stai per avere le tue cose? Possibile che dici sempre queste sciocchezze. Allora non c'entrano. Può darsi che lunedì avrò le mie cose, ma non è necessariamente colpa delle mie cose se sto diventando furiosa. Va bene, Marianne. Ma non ci hai mai pensato che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto della nostra vita è prenotato e non c'è un momento che ci appartenga, che sia nostro? Ci sono le vacanze. Cerca di afferrare quello che voglio dire. Le nostre vacanze sono più programmate di tutto il resto. Devi svegliare le bambine. No, oggi possono dormire. Karin non ha scuola e Eva ieri aveva mal di gola e le ho detto di restare a casa. Così potrà venire al pranzo di domenica e non ci saranno domande asfissianti e tante storie sulla salute delle nipoti. Credevo che non ci andassimo più. Cioè, non telefoni tu? E cosa le telefono? Non c'è una spiegazione plausibile con tua madre. Perché non le telefoni adesso? È già in piedi a quest'ora. Non ci siamo messi d'accordo poco fa che telefonavi tu. No, amore mio, telefonale tu. Io ti terrò per mano e ti darò il mio appoggio morale. Va bene. Chissà perché mi si è messa a battere il cuore così forte. I primi colpi della grande rivoluzione. Non risponde? Meglio così. Pronto? La signorina Alm? Signorina, c'è mia madre? Può passarmela un momento? Come sta col suo ginocchio, signorina Alm? Ah, bene, va meglio. Oh, mi dispiace, allora va peggio. Che cosa dice il dottore? Anche troppo sbrigativo, è cose che succedono al giorno d'oggi. Pronto, mamma? Come stai? Ah, mi fa piacere. Papà è già uscito? Ah, doveva andare in campagna. Ma come, lo lasci andare solo soletto in campagna? Ah, c'è Eric con lui. Beh, almeno qualcuno. Senti, mamma, c'è una cosa di cui da un po' di tempo vorrei parlarti. Esatto. Come hai fatto a indovinare? Vuoi sapere perché non voglio venire? Ma è semplicissimo, perché vorrei passare una domenica sola con le bambine e con Johan. No, non è per andare da nessuna parte. No, vogliamo restarcene un po' per conto nostro, un po' soli. Scusa, mamma, non credo che papà se la prenda tanto se non veniamo a pranzo una domenica. Ma no, mamma, non si tratta di un obbligo, è un piacere, lo sai. Ah, ho capito. Ho capito, sì. E infatti mamma non ce l'avevi ancora detto. Ma certo che sono molto contenta. No, 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 niente, come non detto, mamma. No, veniamo come si era stabilito. Sta tranquilla, non ti preoccupare. Va benissimo per noi. Sì, siamo contenti. Certo. Saluti a tutti, mamma. Ciao, ciao. Una rivoluzione soffocata sul nascere. Arriva zia Elsa, sai, non la vediamo da più di 6 mesi e sembra che sia venuta soprattutto per incontrarsi con noi. Ha portato un regalo per te. E tua madre chiamerà la signora Danielson per farsi aiutare. Tuo padre muore dalla voglia di vederci. Smettila. In ogni modo sei stata coraggiosa. Sarà per un'altra volta. Non te la prendere. Torni a casa per pranzo?
No, ci incontriamo direttamente a teatro. Vediamoci davanti al botteghino alle 7:20. Non ti va più di tornare a casa? Ma che hai? Come diventa tutto complicato oggi? Che c'è? Oh, vorrei che restassimo a letto per una settimana intera, sempre abbracciati. E tutte e due sempre a piangere. Non è il genere di vita che abbiamo scelto noi. Fossimo almeno sicuri che siamo noi a sceglierla, non le nostre mamme. Ma allora ce l'hai con le mamme, una mania. E tu volevi che la tua vita diventasse così com'è? Perché no? Pensa se noi due cominciassimo a tradirci. Ma che ti salta in mente, Marianna? Tu che cosa faresti? Ti ucciderei, naturalmente. A volte io vorrei... Che cosa? No, niente. Aspettami un momento, vengo con te. Ma non è meglio che tu prenda la tua macchina? Invece no, così possiamo tornare insieme da teatro, è meglio. Sì, ma le bambine... No, oggi viene la signorina Anderson. Le telefonerò da fuori di preparare lei il pranzo. Fa delle frittatine meravigliose. Aspetta che sveglio le bambine. Ma io sono già in ritardo. Oh, un minuto solo. Prima che me ne dimentichi, cerca di pagare tutte quelle contravvenzioni per divieto di sosta. Nella tua macchina ne ho visto un bel pacco. Sarà fatto, professor. Ci vediamo a teatro, allora. Sono io. Ah, sei tu, mamma. Non avevo riconosciuto la tua voce. La linea è disturbata. Sì, sto bene. Tu come stai? Sei preoccupata? Che cosa è successo? Ha telefonato la mamma di Marianne. Ma che diavolo succede? È preoccupata anche lei? Santo Dio, cosa c'è? No, per niente. Io e Marianne andiamo perfettamente d'accordo. Siamo forti, siamo sani e sereni, viviamo nella più completa e infinita felicità. Ma no, non è successo nulla, te lo giuro, mamma cara. Ma cosa vai a pensare? La tua intuizione? Ti ha tratto in inganno anche questa volta, te l'assicuro. Noi due stiamo benissimo insieme. Dovresti dire alla madre di Marianne una volta per tutte che pensi a cose più serie invece di annunciare predizioni catastrofiche al telefono. Va bene, mamma, ma ora ho un po' di fretta. Sì. Sì, ci vediamo. Passiamo da te venerdì pomeriggio come d'accordo. Salutami, papà. Che noia. Ciao. Ciao. Disturbo? No, avanti. Voglio vedere che cosa combini. Circolano voci strane sul tuo conto. Che stai preparando? C'è un'aria piuttosto misteriosa. Non dovevi essere all'UND. Infatti dovevo, ma gli studenti contestano per non so quale altra giusta causa. E le lezioni sono state sospese. Magnifico, no? Questa che serve? Adesso facciamo un esperimento. Che devo fare? Prendi la penna.
Quando spegnerò la luce, apparirà un puntino fortemente luminoso e immobile davanti a te su questo foglio. Tu devi toccarlo con la punta della penna. Se non ci riesci, lo segui lasciando il segno fino a centrarlo. Con questa telecamera io registrerò ogni tuo minimo movimento. Ma è tutto buio. La luce è all'infrarosso. Io ti seguo attraverso il monitor dal posto. Spegniamo. Allora. Sei pronta? Sì. Cominciamo pure. Ma che fai? Mi prendi in giro? No, ma no. Devi stare calma. Cerca di tenerlo fermo, mi sfugge. Continua a muoversi. No, 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 non è affatto uno scherzo. È completamente immobile. Adesso mi sono stufata. Accendi, per favore. Ti sei seccata? Ci credo. È snervante. È fatto apposta. Fa venire i nervi, vero? È divertente, no? Guarda qua. Qui hai girato intorno sempre più irritata. Però. E cosa vuoi dimostrare? Non lo so ancora. Sono solo all'inizio. Ce l'hai una sigaretta? Sì, sì. Perché non ti siedi? Accidenti. Ho smesso di fumare da 6 giorni. È tremendo. Problemi di astinenza, eh? Stefan se n'è andato. Gli amici mi evitano. Passi avanti più velocemente di noi tutti. Ti ammiravamo. E ti invidiavamo perfino. Che cosa c'entra con le poesie? Niente. M'era venuto in mente. Secondo me le hai lette sotto l'influsso dei tuoi problemi di astinenza. A me sembri veramente molto depressa, molto. Sì, è possibile. E ad ogni modo le voglio far leggere ad altri prima di buttarle via. Ma caro, è più che naturale. Le manderò a più editori, così avrò per iscritto che non valgono niente. Allora te la sei proprio presa. Lascia stare. Scusami, non volevo. Comunque ti dirò che a qualcuno piacciono. E chi sarebbe? Non sperare che te lo dica. Mio caro Johan. Mio caro Johan. Dimentica quello che ho detto. Era solo la smania di sigarette. Sì, certo. Beh, ti saluto, vecchio mio. Il manoscritto lo lasci in portineria. Salutami, Marianne. Con te non voglio litigare. Io ti voglio bene. Sei gentile. A presto. Bene, ci vediamo lì poco dopo la mezza, eh? Ciao. Ciao, ciao. Mi scusi, signora Jacobi, se l'ho fatta aspettare. Prego. Se non sbaglio, non si è trovata mai in situazioni simili. Mi esponga il suo problema, poi vedremo come trovare una soluzione. Voglio divorziare. Da quanto tempo è sposata? Da più di 20 anni. Signora Jacobi, ha un'occupazione fuori casa? No, sono quel che si dice una casalinga. Per quale ragione è decisa a divorziare? Perché non c'è amore nel mio matrimonio. Dipende da lei? Sì, da me. Ma è sposata da più di 20 anni, no? È stato così sin dall'inizio? Sin dal primo giorno. Così, ora che i figli se ne sono andati, se ho ben capito, vuole andarsene come hanno fatto loro. Appunto. Oh, mio marito è molto bravo e tanto gentile. Non ho niente da rimproverargli. È stato un ottimo padre. Mai un litigio. Abbiamo un appartamento, una bella casetta in campagna per l'estate che ci ha lasciato mia suocera.
Tutti e due appassionati di musica. Siamo anche soci di una filarmonica e qualche volta suoniamo. Non vi manca nulla? Sì, lo so. Ma non c'è amore nel nostro matrimonio. Nemmeno l'ombra, purtroppo. Permette una domanda. Non c'è un altro uomo nella sua vita? No, non c'è mai stato. E suo marito? Per quanto ne so, mi è sempre stato fedele. E non le fa paura la solitudine? Oh, sì, certo. Ma preferisco la solitudine piuttosto che continuare in un matrimonio senza amore. Ha detto a suo marito che ha intenzione di divorziare, signora Jacobi? È naturale. Una prima volta, 15 anni fa, gli dissi che non volevo più vivere con lui. Il nostro era un matrimonio veramente senza amore. Fu molto comprensivo. Mi pregò soltanto di aspettare finché i bambini fossero cresciuti. Ora sono diventati grandi. Hanno lasciato casa. E io posso chiedere il mio divorzio. Lui che dice adesso? Beh, ogni tanto lui mi chiede che cos'è che è mancato nel nostro matrimonio da doverlo distruggere. Io ho cercato di spiegarglielo, che la vita è impossibile in un'unione senza amore come la nostra. E lui mi ha chiesto che cos'è mai questo amore. E io gli ho risposto che non lo so neanch'io, che non si può descrivere quello che non c'è perché non si è mai provato. Qual è stato il rapporto con i suoi figli e di che natura in prevalenza? Cos'era sentimentale? Per niente, non li ho mai amati. Ora lo so. Una volta credevo di amarli, così si crede. Ho capito solo adesso di non averli mai amati. Ma penso di essere stata ugualmente per loro una buona madre. Ad ogni modo, ho fatto del mio meglio, anche se non provavo per loro assolutamente nulla. So già quello che starà pensando di me. Ah, e cioè? Che la signora Jacobi è una donna viziata, egoista, senza alcun calore umano. Ha tutto quello che si può desiderare, ma si ostina a pretendere qualcosa di molto confuso e vago che lei chiama amore. Eppure non le manca nulla. Ha amicizie, buona compagnia, tranquillità, armonia. Vero. Sì, pensavo proprio a qualcosa del genere. Le voglio dire una cosa, avvocato. Mi sono fatta un'immagine di me che non corrisponde alla realtà in cui vivo. Ho una domanda da farle. È una domanda personale. Non crede che l'amore si deve... Voleva chiedermi qualcosa? Niente. Non lo so più. In realtà io ci ho provato. Mi sono illusa di amare. Era come sperare di aprire una porta che rimaneva sbarrata. Purtroppo la vita che ho fatto fin qui ha consumato tutte le mie possibilità. Ma devo fare qualcosa. Il primo passo sarà chiedere il divorzio. Penso che mio marito e io ci stiamo distruggendo a vicenda. Veramente terribile. Proprio così, veramente terribile. Le cose più strane mi stanno capitando. I miei sensi, intendo il senso dell'udito, della vista, del tatto, cominciano a tradirmi. Sì, per esempio, so che questo tavolo è un tavolo, lo posso vedere e toccare. Ma è una sensazione limitata, stanca. Capisce quello che voglio dire? Sì, ho capito. Lo stesso vale per tutto il resto. La musica, gli odori, i volti e le voci della gente. Tutto mi appare più povero, più grigio, senza nessun valore.
Non vedo l'ora di mangiare qualcosa. E io di togliermi questa roba. Saltare il pranzo e affrontare Ibsen con una sola salsiccia nello stomaco, beh, annienterebbe un toro. Ti ricordi quando ci tapparono in casa perché avevamo preso parte alla sfilata del 1° maggio? Tu ci credevi molto più di me. E tu mi rimproverasti che trascuravo le faccende di casa. Mi pare che fu quell'anno che ci prendemmo l'asiatica. Allora credevamo ancora nel futuro dell'umanità. In fondo era bello credere in qualcosa. Il divertimento di far andare in bestia i nostri genitori era poco bello. Tu comunque ce la mettevi tutta. Il più furioso era tuo padre. Ma tu eri la più furiosa e la più dolce. Eri terribilmente attraente come socialista. Perché non lo sono più? Cosa? Tanto terribilmente attraente. Ma certo che lo sei. Solo che dopo tanto tempo che si sta insieme se ne perde la voglia, no? Che io abbia perso la voglia non mi pare. A noi ci va sempre. E che abbiamo sempre tante cose da fare e quando viene la sera ci sentiamo troppo stanchi. Non voleva essere un rimprovero, Marianne. Chi lo sa? Parola d'onore. Ci piacciamo in tutti i sensi, mi pare. In quel senso, no. Almeno non in particolare. Sì, però lo facciamo. Non trovi che il nostro rapporto si va riempiendo di riserve e di divieti? Che colpa ne ho io se non lo trovo divertente come una volta? Non ci posso proprio far nulla. Sono cose del tutto normali e se tu te la prendi con me finirai col farmi venire degli scrupoli. Non ti agitare adesso. Io trovo che stiamo bene insieme. Non sarà certo la passione di un tempo, ma credimi, c'è chi sta molto peggio di noi. Sì? Ah, non ne dubito. E poi non esiste soltanto il sesso. Ma Marianne, dai. Se non trovi soddisfazione nella mia presenza, trovati un'amante molto più dotata di fantasia e un po' più eccitante. Io faccio del mio meglio, devi credermi. È proprio questo. Non mi fare quella faccia adesso. Ma quale faccia? Quella lì è quella tua voce. Su, sfogati, sentiamo cos'è che non ti va. Ma via, ti arrabbi a parlare di queste cose. Ma su, ti ascolto e sarò obiettiva. Non complichiamo con discussioni un fatto semplice come questo. Andare a letto insieme è del tutto normale. Non si era mai pensato che dovesse diventare un problema così grave da compromettere il resto. Per conto mio è colpa di tua madre, anche se non ti piace sentirtelo dire. Sei assurdamente superficiale quando parli a questo modo. Non essere così acida, io sono gentile. Però pensi che è colpa mia se non ci divertiamo come una volta. Non fai del tuo meglio. Ed è la verità, lo faccio davvero. Non lo senti anche tu come suona fantastico? Non crederai che dica delle bugie. Sentila lei, è la bocca della verità. Ma che cosa vuoi dire, scusa? La vogliamo smettere con questo discorso e ce ne andiamo a letto che si è fatto tardi? Sei un gran bel tipo, tu. Mi trascini in una discussione senza fine e quando mi sono agitata ben bene, sbadigli, dici che hai sonno e vuoi andare a letto. Marianne, tu soffri di una spropositata dose di ambizioni. Noi ci scherziamo sopra e a volte litighiamo. Ma la nostra modesta, piccola vita sessuale non c'entra niente con queste tue grandi smanie. Non capisco con che criterio ti regoli su questo punto. O strilli perché non mi va, oppure te la prendi se mi do troppo da fare. È incredibile. Sono un bel disastro. Puoi gridarlo forte. Perché non ti sforzi a essere un po' più carino? Ti converrebbe di più. Hai ragione, cara, ma non arrabbiarti. Non si dovrebbe mai discutere troppo. No, non è proprio così, ma c'è modo e modo di parlare di certe cose. Sì, forse è così. È bene dirsi tutto con chiarezza e non avere nessun segreto, ma discutere su queste cose ritengo sia un errore. Non ti do torto. Certe cose devono stare appartate, a mezza luce, senza sguardi indiscreti. Davvero? Non ci vuole granché a convincersi. Se continuiamo a litigare non facciamo che rattristarci e farci del male inutilmente. E ci portiamo dietro le spine anche se finiamo a letto. E poi ci tocca fare come i fakiri, accidente, quando litighiamo. È vero. Che c'è da ridere? Per i fakiri. Spiritoso, tu ci ridi. Non vogliamo andare a letto adesso. Lo ammetti che sei stato presuntuoso, sciocco e senza tatto? Ti chiedo scusa. Trovi che io sia troppo fredda con te? Poi ci si scalda. Allora mi trovi fredda, non è così? Non basta mai il calore che si aspetta. E io non te ne do abbastanza. E in parte è anche per questo che dovremmo passare insieme le vacanze d'estate. Tu credi che basterebbe tutto il sole d'estate a scaldarci?
Sei molto caro, ma un tantino idiota. Perciò mi sono sposato con te. Il fatto è che tu hai alcuni momenti buoni, ma tra l'uno e l'altro lasci a desiderare un pochino. Sì, ne sono convinto. Lo sai che alla nostra età sprechiamo 10.000 cellule cerebrali al giorno, senza rimpiazzarle? Tu ne devi sprecare almeno 1.000.000 per come ti sei ridotto. Sei tanto cara, anche se strilli e litighi tanto. D'accordo, mi sta venendo sonno. Do solo un'occhiata alle bambine. Io casco dal sonno, non ti preoccupare. Perché non metti la sveglia? È quello che sto facendo. Vuoi che facciamo l'amore adesso? Te l'ho detto, mi sento molto stanco e ho sonno. Ok. Qui. Ma non dovevi venire domani? Sono tanto contenta. Hai fame? Quanto sei stato carino a venire stasera. Le bambine dormono. Sono andate a letto presto. Non c'era niente alla TV. Siamo andate a dormire prima del solito. Sai, le bambine e io abbiamo fatto la cura dimagrante oggi. Vuoi un omelette o un panino con pasticcio di fegato e una birra fresca? Sì, non sarebbe male. Oppure vuoi qualcos'altro? Vuoi che ti faccia due uova al prosciutto, non so, o ti preparo una minestrina? No, il panino con la birra va benissimo. Subito. Tanti saluti da Peter e Caterina. Ti telefoneranno lunedì in ufficio. Sta diventando una storia lunga e penosa, poveracci. Ma divorziano o no? A me sembra che neanche loro sappiano cosa vogliono. Ti sembra tanto strano. Li ho consigliati di prendersi un avvocato ciascuno, ma non vogliono saperne. Senti, perché non ti spogli? Così ti porto il vassoio in camera da letto. No, prepariamo qui in cucina. E io che credevo che tu fossi ancora arrabbiato con me. Non sei arrabbiato? Arrabbiato? Perché? Ma per ieri sera. Non sono stata molto simpatica ieri al telefono. Ah, sciocchezze. Ho provato a chiamarti subito, ma avevi già tolto la spina. Ero molto stanco, infatti. Sono stato tutto il giorno all'istituto con quel tale del dipartimento. È incredibile come certi idioti occupino le poltrone statali e facciano il bello e il cattivo tempo a spese nostre. Comunque, sono stata proprio una stupida ieri sera. Ci ho ripensato dopo. Lascia perdere. Lo sai che sei buffo. Non ti va mai di finire un discorso. Non aver paura, non è che la voglia fare tanto lunga. Volevo soltanto dirti che tu hai ragione. Ma anch'io ho ragione, dal mio punto di vista. Se non vuoi andare a cena fuori in smoking, è affar tuo, sei padrone di fare come ti pare e piace. Ma se io penso che dovresti farti uno smoking nuovo, avrò pure il diritto di dirti la mia opinione. A me non mi è mai piaciuto lo smoking. Non mi ci trovo bene, mi sento infagottato, goffo. Come uno stupido scimpanzé travestito. L'hai già detto. L'importante è che non ricominciamo a litigare ora. Io ti amo, anche se non vuoi metterti in smoking, lo sai. È una questione che riguarda soltanto te, non è un problema del nostro matrimonio. Ieri sera non la pensavi così. Ma te l'ho detto che ho sbagliato. Mi è venuta fame a vederti mangiare. Bisogna che mi faccia subito un panino anch'io. Scusa, ma non resisto più. Ma sì, ho una tale fame che mi gira la testa. Lo sai che sono calata di quasi 2 chili questa settimana? Guarda, si vede, eh? No. Lo sai, a volte penso che certe cose sono proprio assurde, come la dieta, per esempio. Ma perché non possiamo mangiare tutto quello che ci pare senza complessi? Eh?
Pensa se potessimo essere grossi, grassi e allegri, che dici? Tu te li ricordi, zia Miriam e zio David? Loro sì che erano grassi, grossi e allegri. Eppure quando ogni sera si infilavano nel loro lettone, tenendosi per mano come due fidanzati, si sentivano completamente felici, così come erano, grassi e grossi. Anche noi potremmo diventare come zia Miriam e zio Davide e andarcene in giro a mettere allegria in tutti. Ma che cos'è? Sei triste? Ho detto qualcosa che non va? Che c'è? Avanti, che c'è? Sono venuto questa sera per dirti una certa cosa, Marianne. Ecco, io mi sono innamorato. Lo so, sono ridicolo. Forse è uno sbaglio, sarà una maledetta cantonata. L'ho conosciuta a giugno scorso al congresso. Faceva da interprete e segretaria. È una studentessa, studia ancora all'università, vuole prendere la specializzazione in lingue slave. Non è che... voglio dire, non è niente di trascendentale, anzi sono sicuro che tu la troveresti perfino brutta. Sinceramente non so ancora come andrà a finire. Mi sento confuso. Ma sono contento. Anche se mi dispiace, se penso a te, alle nostre bambine, a tutta la nostra vita, agli anni che abbiamo passato, siamo stati bene insieme noi, no? Voglio dire che non siamo stati né meglio né peggio, insomma, come molti altri. E di qualcosa, avanti. Cosa vuoi che ti dica? Certamente tu ora penserai che ho fatto male a non parlartene prima. Non sapevamo come finiva. Mi dicevo, forse passerà, sarà senz'altro un'avventura. E non volevo farti soffrire inutilmente. È molto strano. Cosa strano? Che io non me ne sia accorta. Mai, in nessun caso, non mi sono mai accorta di niente. Tutto tra noi era come prima, anzi, mi sembrava anche meglio. Tu eri così gentile. E io continuavo ad essere una stupida, fedele credulona, disposta a non vedere e a non capire. È tremendo. Tu non hai mai capito. Non sei mai stata molto perspicace. E che cosa si fa adesso? Non lo so. Cos'è? Vuoi divorziare? Oh. Hai intenzione di sposartela? Perché sei venuto a parlarmi di tutto questo proprio stasera? Perché tanta fretta? Parto per Parigi domani con lei. Voglio piantare tutto. Almeno per un po' di tempo. Ci sarei dovuto andare comunque per incontrare Grandene e il suo assistente. Paola ha vinto una borsa di studio e ha deciso di utilizzarla ora. E io me ne vado con lei. Non so stare senza di lei. Partiamo domani pomeriggio. Ora che ne parlo con te, ora che sono qui a casa, vorrei mandare all'aria ogni cosa. Ho paura e mi sento molto stanco. Non c'è niente di più ridicolo e di più banale. Devi credermi, so benissimo quello che pensi. Non ci sono scuse. Che ne sai tu di quello che penso? Già, per te è solo una pura e semplice esibizione di scrupoli. È come se stessi recitando una farsa. Prendila come vuoi, non ci posso fare niente.
Vogliamo coricarci adesso. È tardi, devi alzarti presto. Sì, ho una riunione all'istituto domattina alle 9. Andiamo, andiamo a letto. Non ti vai a spogliare? Sì, vengo. Hai segni sul petto? Sì, lo so. Quanto manchi di tatto. Sai se il mio vestito grigio è qui o in città? Lo stavo cercando. È in tintoria da ritirare. Bell'affare. Ti serviva per il viaggio? Sì, è per il viaggio. Se vuoi, ti do la ricevuta. Passaci domani. Non ce la faccio. Sono occupato sino alle 3. E dopo si parte. Se vuoi, posso andare io in tintoria e portartela. Potrei anche aiutarti a fare la valigia. A te non riesce mai bene. Grazie, no. Sei stupido. Sì, hai ragione. Decisamente convenzionale. Ah, guarda che anche qui hai quello che ti occorre. Non manca niente. Camicie pulite, calze, canottiere. Tutta roba che ti posso preparare io, se vuoi. Per il viaggio mettiti la giacca e i pantaloni di flanella. Ti stanno così bene. Ti danno un aspetto giovanile. Se lo dici tu. Quanto starei via? Non lo so, dipende. Da che cosa? Ho chiesto un'aspettativa di 6 mesi e sono riuscito a ottenerla. Ma per un mese ancora dovrò lavorare a Parigi, da sbrigare del lavoro che mi porto dietro. Complessivamente un 7-8 mesi. Oh. Beh, tanto vale tagliare i ponti fin da adesso. Credi che io sarò qui quando tornerai? Non mi interessa. Ho capito. Sai da quanto mi trascino dietro questa idea? Indovina. Non parlo di quello che è successo con Paola, ma dell'idea di lasciare te, le bambine, la casa. Indovinano. Ti prego, sta zitto. Sono 4 anni che mi tormento e che penso di liberarmi. Non di voglio te. Sentire. Hai ragione. Parlare non serve più. Come farai a cavartela durante i mesi senza stipendio? Dovrai pagare il mantenimento delle bambine. Non ci pensare, ce la farò. Allora hai delle entrate che mi hai tenute nascoste? Moltissime, moltissime, Marianne. Tu hai fatto questo? Basta, per Dio, parliamoci chiaro! Anche se non riguarda te. Ho venduto la barca, Marianne.
E ho fatto un prestito che Fried mi ha gentilmente garantito con la sua firma. Dal 1° settembre la banca pagherà a te e alle bambine 1.650 corone al mese. Spero che basti. Per il momento. Poi si vedrà il da fare quando tornerò. Tu parlane pure con i colleghi del tuo ufficio per avere un consiglio legale. Mi è indifferente. Mi dirai quanto vuoi. Non ho intenzione di portarmi via niente da qui. Meno i miei libri, sempre se non hai nulla in contrario. Voglio solo sparire, chiaro? Svanire e scomparire per sempre. Provvederò a te e alle bambine come meglio potrò. A me basta poco. Una sola cosa mi interessa. Decidermi ad andare via. Lo sai in che cosa mi hai stancato di più? Con le tue estenuanti chiacchierate su quello che facevamo, che dovevamo fare, che avevamo fatto e non fatto. Su quel che pensavano tua madre, le tue bambine. Se organizzare e avere gente a pranzo era opportuno o non era opportuno. Se era doveroso o non doveroso invitare i padri, le madri. Se andare a Falkenberg o non andare a St. Moritz. E poi festeggiare il Natale, Pasqua, Pentecoste, gli onomastici, parenti, amici, compleanni e tutti i santi del paradiso e dell'inferno. Oh. Mi fai pena. Grazie tante, me ne strafotto della tua pietà e piantala di continuare a toccarmi con i piedi. Sì. Potrà anche sembrare senza alcun senso quello che dico. So soltanto che è inutile cercare una causa in questa situazione. Non credo che ci sia una causa particolare. Tutto quello che si tocca e si dice ci fa male. Non puoi rinunciare al viaggio. Non ne parliamo, ti prego. Nemmeno se ti supplico. È inutile, non insistere, lo sai, sarebbe solo umiliante. Proviamo, non puoi rinviarlo di qualche mese. Ci deve essere ancora qualche possibilità per salvare il matrimonio. Troveremo un modo, vedrai, devi darmela questa possibilità, ti prego, Johan. Su, Maria. Forse Paola mi capirebbe meglio di te. Forse dovrei parlare con lei, vederla, fammela incontrare. Johan, vediamo di arrivare insieme a una soluzione accettabile. Dammi una possibilità. Non puoi mettermi davanti al fatto compiuto. Non mi puoi lasciare così. Non puoi pensare solo a te stesso. Devi capirlo, è una situazione assurda, ridicola. Sì, lo so bene quello che succederà. Cosa diranno i genitori, cosa dirà tua sorella, cosa diranno gli amici e tutte le cretinate che ti toccherà assorbirti ancora. E quello che si sentiranno dire le bambine da parte dei loro amichetti e delle loro mamme, come non te la caverai facilmente con gli inviti a pranzo di settembre, ottobre, o cosa dirai a Peter e a Caterina, e me ne strafrego di tutti. Vivrò solo come un cane e sarà magnifico. No, non intendevo questo. Ah no? Cosa allora? Niente. Dimenticavo la sveglia. A che ora vuoi alzarti? Alle 5:30. Devo finire di fare le valigie. Alle 9 devo stare all'istituto per la riunione. È tanto che voglio comprare una sveglia nuova. Quando suona ti rompe l'anima. E poi non c'è molto da fidarsi. Ecco, è messa sulle 5:30. Ad ogni modo sarò già sveglia io. Non preoccuparti per questo. Voglio che mi racconti di Paola. A quale scopo? Ma a che serve, scusa? Voglio sapere. A che serve? Perché ti vuoi torturare? Non voglio torturarmi affatto. Voglio solo sapere com'è. È molto peggio star lì a cercare di immaginarsi qualcuno quando non si sa nulla. Avrai una fotografia, ma fammela vuoi, vedere, sì, ti prego. Sì, ragionevole, dormiamo ora, Marianna. Te ne supplico, tesoro, aiutami almeno in questo. L'hai voluto tu. Dove ho messo il portafoglio? Ah, sì, nella giacca. Eh?
Ecco due fotografie. Questa se l'è fatta 2 anni fa durante una vacanza sul Mar Nero. Questa di poche settimane fa per il passaporto. Qui è come ora. Ha un bel corpo. Deve essere molto giovane. È giovane. Sì, ha un bel corpo, è giovane. Si tinge i capelli, almeno così sembra. Non ci ho fatto caso, è probabile. Bello il sorriso. Quanti anni ha? 24. In amore non si può dire che sia stata molto fortunata. È stata fidanzata 2 volte. Ma credo che da questo lato la sua vita si è impasticciata male con ogni genere di uomini. Ti dà fastidio? Certamente. A volte la sua sincerità è piuttosto sgradevole. Io preferirei non sapere niente, ma lei si ostina a raccontarmi storie e dettagli della sua biografia sessuale. È un fatto piuttosto penoso, specialmente per me che soffro di gelosia retrospettiva. Non è che faccia molto affidamento su di me. Dice che non c'è da illudersi sul conto nostro. Lei è sicura che prima o poi tornerò qui da te. Sente di non avere nessun vantaggio su di te. Insomma, sì, lo so, sembrano le battute di una brutta commedia, vista e rivista. Come va a letto? Adesso va molto meglio. All'inizio molto male, tutto fuori tempo, un disastro. Dipendeva da me, soprattutto io non ero abituato con altre donne, capisci? Tu e io ci eravamo viziati. Ci eravamo rifugiati tutti e due in un'esistenza esclusiva, ermeticamente chiusa. Tutto era così raccolto, riparato, sbarrato, che morivamo per mancanza di ossigeno. Che ti aspetti ora? Che la tua Paola ti faccia resuscitare, forse? Io mi conosco molto poco. E conosco poco la vita in genere, anche se ho letto molti libri. Ma credo che questo nostro guaio possa essere una grande occasione, sia per te che per me. È Paola a metterti in testa queste scemenze. Fino a questo punto vuoi passare per ingenuo? Credi che giovi molto la discussione, fare del sarcasmo e punzecchiare? Hai ragione, scusami. Io mi sto sforzando. Sto cercando di essere sincero più che posso. E non credere che sia semplice. A questo modo non ci siamo mai parlati. E va bene, potremmo essere pure ingenui, incerti, maldestri. Non può essere diversamente. Come sei capitato male? Vieni vicino a me. Vieni. Voglio che fai l'amore con me. Lo vuoi fare, no? In nome della nostra vecchia amicizia. Ah!
Rimani tra le mie braccia. Dormiamo insieme, tutti e due. No, non riuscirei a dormire. Forse è meglio che faccia le valigie. È meglio che me ne vada. No, sta giù e chiudi gli occhi. Vedrai che ti addormenti. Dobbiamo riposare. Domani sarà una giornata faticosa. Maledizione, che vergogna. Su, ne parliamo dopo. Ora ci siamo solo tu e io. Abbiamo poche ore. Su, solo tu e io. Tu. Fai le valigie o vuoi fare colazione? Come vuoi tu. Preferisci tè o caffè? Tè, grazie. Che devo fare della posta? Appena posso ti mando l'indirizzo. Mi spedirai le lettere più importanti. Fatture e conti dovresti pagarmeli col conto corrente. L'idraulico doveva andare a ripararci il bagno di casa mentre noi stavamo qui in campagna. Ci hai pensato tu o ci devo pensare io? L'incarico te l'hai ripreso tu, ma capisco che ti sia passato di mente. Che faccio? Gli telefono io per la riparazione? Gli ho telefonato una decina di volte senza trovarlo. Come vedi, non me lo ero scordato. E per la macchina? Dove la mettiamo? La terrai in garage?
No, credo che la lascerò la sorella di Paola. È preferibile che tenerla ferma. Lei ora abita fuori città. Come vuoi. Mi dovresti annullare l'appuntamento con il dentista. Io finirei col dimenticarmene. Un'altra cosa, un po' più complicata. Come si fa col compleanno di tuo padre? Ci aspetta a pranzo tutte e due, come al solito. Ti sarei molto grata se gli telefonassi per dirgli quello che è successo. Te ne prego. Questa non ci voleva. Che ne dici se gli scrivessi? Fa come vuoi, l'importante è che non te ne dimentichi. Coi genitori sarà penoso. Cosa devo dire alle bambine? Quello che vuoi. Come? Devo raccontare loro che ti sei innamorato di un'altra donna e che ci hai lasciato. Va bene, corrisponde alla verità. Non mi aspetto nessuna comprensione da parte loro. Devo andarmene prima che cominci il traffico. Ciao, Maria. Mi raccomando, fai la brava. Addio. Addio. Forse fra una settimana torno. Fosse vero, fosse vero. Ricominceremo tutto da capo. Non ci lasceremo più andare. Ci libereremo dalle abitudini, dalla pigrizia. Parleremo tra noi di come può essere successo. Scopriremo insieme i nostri sbagli. E poi io non ti farò mai più un rimprovero, te lo prometto. Vedrai, vedrai, te lo giuro. Johan, non riesco a crederci, Johan. Non mi resta nessuno scopo adesso. Johan! Non mi puoi mettere da parte così. Io credo che qualsiasi altra soluzione sarebbe stata meglio di questa. Promettimi almeno che ritornerai. Me lo prometti questo, eh? Puoi dirmelo. Non mi lasciare senza una speranza, Johan. Ti prego. Anche se non hai intenzione di tornare, ti prego, dimmelo. Dimmi che ritornerai. Devo andare. Marianne. Pronto, Friedrich. Sono Marianne, scusa se ti ho svegliato. C'è Birgit? No, 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 non importa, lasciala dormire. Come state? Ti piace startene per conto tuo la mattina presto. Allora non ti voglio disturbare. Qui è il nuvolo. Beato te, allora. Senti, Friedrich, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ho bisogno di dirla a qualcuno. Tu e Birgit siete i nostri amici. Credimi. È come un grande incubo, Friedrich. Sì, insomma. Sto
Sto sforzandomi di non piangere, perché non voglio, sarebbe molto peggio, capisci? Non immagini. Io, anzi, è innamorato di un'altra donna. Si chiama Paola e partono per Parigi oggi. Cerca di parlargli, Frederick, pregalo di aspettare un po'. Che bisogno ha di andarsene così, di corsa? Che dici? Gli avevi già parlato? Sul serio? Ho capito. Ma tu e Birgit lo sapevate? Lo sapevate. Lo sapevate da tutto questo tempo e non mi avete mai detto niente. Ma che amici siete? Ma come potete essere stati sleali in questa maniera e proprio con me? Me ne frego di quello che pensi. Ma come ci siamo incontrati tante volte? Intere giornate insieme, voi stavate lì tutte e due senza dirmi niente. Oh, che carogne! Che carognata, che carogne che siete! Me ne sbatto le tue spiegazioni! E quanti altri sapevano di questa bella faccenda? Sarei tanto contenta di saperlo anch'io. Ah, sarebbero parecchi. Mi fa tanto piacere saperlo. No. Vieni, entra. Quanto sei carina. Che bella camicetta. Bella, vero? L'ho comprata qualche settimana fa, ma forse è un po' troppo vivace per me. Ti piace? Ti dona moltissimo. Su, togliti il soprabito. Divento nervosa a parlare qui in piedi. Sono nervoso anch'io. Non ho combinato niente in tutta la giornata. Trovo la cosa un po' ridicola. Ma non ti vedevo da molto tempo. Saranno più di 6 mesi. Come mai ti sei deciso ad un tratto? Paola si trova a Londra. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie. Se possibile un whisky. Se c'è, pure senza ghiaccio. Mi mette a posto lo stomaco e mi abbassa la tensione. Ti sei dato il whisky ora? Più o meno. Allora, alla salute. Salute. Ho pregato la zia Berit di tenere le bambine. Passeranno la notte da lei con reciproca gioia. Stasera andranno con la zia a teatro. Domani sono libera dalla scuola, così andranno in campagna. Molto bene. Ossia, volevo dire che sarebbe stato faticoso incontrare anche loro. Come stanno? Oh, non chiedermelo per pura cortesia. Comunque stanno bene. Piuttosto segnati il loro compleanno sulla tua agenda, così non ti dimenticherai di nuovo. Ho fatto dei regali da parte tua, ma grazie. Hanno capito e non è stato molto carino. E poi penso che qualche volta potresti anche invitarli a pranzo, certo. O qualche altra al cinema. Non è bello che tu non ti faccia mai vivo con le bambine. Ormai parlano così poco di te. Più che naturale. E non è una scusa il fatto che Paula è così gelosa da non permetterti. Se ci dobbiamo vedere solo perché tu mi faccia delle prediche, tanto vale che me ne vada via subito. Ma sono mica inventata. Ma cosa posso farci io? Ce l'avrai il coraggio di dirglielo, non sei tu a decidere quello che si deve fare? Sì. Scusami. Non fa niente. È logico che tu trovi assurda questa situazione. Ma è inutile che tu te la prenda con me, non serve a niente. Vuoi un altro whisky? Sì, certo. E per il resto come va, Johan? Come va? Come sempre è andata. E a te? Non mi lamento, potrebbe andare peggio. Forse ho fatto
fatto male a telefonarti e chiederti che ci vedessimo. Non c'è niente di cui parliamo che non ci faccia male. Allora ho un'ottima proposta. Mangiamo. Ecco perché siamo tanto suscettibili, perché sentiamo i morsi della fame. Questa è un'idea grandiosa. Andiamo. Sei buffo, sai, con quella pettinatura. E hai messo su un po' di pancetta. Devo ammettere che mi eccito quando siamo così vicini. Che rimedio proponi adesso? Prima mangiamo, poi vedremo. Che buon vino. Niente di speciale, tesoro mio. Un semplice vino in bottiglia che costa solo 6,75 corone. Però è buono. In questo momento le mie cose si mettono abbastanza bene. Mi hanno offerto una cattedra in America per 3 anni all'università di Cleveland. Davvero? È un'offerta vantaggiosa dal lato economico e per la carriera. È laggiù che si decidono le sorti nel nostro campo. E io ci vado volentieri, anche se si trattasse di restarci per sempre. Non c'è niente che mi trattenga qua. Sono diventato allergico al nostro immobilismo accademico. Inoltre mi secca il modo con cui mi hanno sfruttato e mi sfruttano. In primavera me ne vado, se tutto va bene. Congratulazioni. Ma vedo che parlo soltanto di me e mi sento di buon umore. Ah. Bene, allora è il caso di parlare del nostro divorzio, non ti pare? Se te ne devi andare via per degli anni, tanto vale dare subito un taglionetto, no? Certo, molto giusto. Io sono propensa per il divorzio perché non si sa mai, mi potrebbe accadere di sposarmi e sarebbe piuttosto complicato con te in America, o mi sbaglio? Qualcuno in vista? Non si sa. Su, avanti, raccontami un po' di te. Fino adesso non ho fatto che parlare io. Te ne verso ancora? No, ho mangiato bene e sono ubriaco. Non cambiare discorso. Ci sono novità. A giudicare dall'apparenza, dal vestito, dalla pettinatura, dalla tua gentilezza, sei cambiata. Quindi è normale che mi incuriosisca sapere se hai un amante. Ora ti preparo un caffè. Lo prendi, vero? Non rispondi. Tu sei cambiato e ti vedo terribilmente infelice. Se lo credi tu. Io ho sempre e solo pensato a te. Mi chiedevo se stavi bene, se avevi paura ed eri solo. Ogni giorno nel corso della giornata mi domandavo che cosa ho fatto per meritarmi quello che è successo. Ti potrà sembrare molto ingenuo, ma non riesco a trovare una risposta. Dov'è che ho sbagliato? Perché non lo chiedi a uno psichiatra? Durante la settimana ci vado dallo psichiatra, che è poi il mio medico abituale. Qualche volta ci incontriamo privatamente. E lui il tuo amante? A letto ci siamo andati un paio di volte, ma è stato un totale fallimento. E abbiamo deciso di rinunciare a quella specie di esperimenti e ci siamo dedicati di più ai problemi della mia psiche. E qual è stata la conclusione? Niente. Mi è servito soprattutto per imparare a rivalutarmi. Ho buttato via tutti i tuoi mobili e mi sono trasferita nel tuo studio da qualche mese. Non puoi immaginare rimorsi di coscienza dopo. Però avevo capito di essere stata coraggiosa.
Questo è già un risultato in ogni caso. Ma sei stanco? Accidenti, che sbadiglio. Oh, sì, scusami, deve essere stato il vino. E poi sono alcune notti che non riesco a dormire. E in più metteci la tensione. Se vuoi tornare a casa, non fare complimenti. No, non fare la sciocca, è un fatto del tutto naturale. Ah, vuoi stenderti un po' sul divano? Fa pure, ti sveglio io fra un'ora. Fatti una dormitina. Maledizione, quante storie per un povero modesto sbadiglio. Non voglio dormire, voglio stare accanto a te, sentirti raccontare i viaggi del tuo io. È molto più interessante. Ah, non c'è un granché. Ma ho scoperto una cosa che mi ha sorpreso abbastanza. Non ne ho ancora parlato col dottore perché l'ho scoperta solo ieri sera. Parlane con me. Me l'ha raccomandato lui. Lui vuole che scriva tutto quello che mi passa per la testa. Qualunque cosa, nell'ordine con cui mi viene. Riflessioni, ricordi, sogni, ogni cosa, insomma. Non è venuto fuori molto, non è mica facile scrivere, sai. Si è impacciati, per chi non è abituato. Non si trovano mai le parole giuste e ti sembra che sia tutto un lavoro idiota. Perché invece non mi leggi quello che hai scritto ieri sera? Il tempo c'è, lo ascolterei volentieri. Dici davvero? Certo. Lo ascolterei? Ma sì. Voglio dire, sul serio. Aspetta, torno subito. Prendi il quaderno. Ho scritto per diverse ore, sai. Mi sono addormentata alle 3. Sembravo uno spettro stamattina quando mi sono svegliata e mi sono detta è una disdetta, proprio oggi che finalmente ti rivedo, dopo tanto tempo. E invece sei molto graziosa. Sei tanto carina, Marianna. Sei splendida. No, no, Marianna. No, niente complimenti. Ora dobbiamo occuparci della mia anima. Avanti, siediti. Senti. Fai il bravo e siediti. Johan. No. No. Johan, ti prego, no. Ti prego. Ti prego. Torna a sederti. Devo mettermi a leggere il diario. Abbiamo tempo per fare tutte e due le cose. Ci ho pensato, sai. Avevo nostalgia di te e mi eccitavo. Ma poi ho pensato al dopo, a quando te ne saresti andato e me ne resterà solo il rimpianto. E io non voglio soffrire, non voglio più soffrire. Sono innamorata di te, non capisci? A volte ti odio per quello che mi hai fatto. A volte non riesco a pensarti per ore e questo mi dà sollievo. E sto bene veramente, ho molti amici, ho persino un amante e le mie bambine. Ho un lavoro che mi impegna e che mi soddisfa. Ma sono legata a te. Non so neanche io da che cosa può dipendere. Forse sono una perversa masochista. O sono un tipo fedele per tutta la vita. Che si lega una volta sola. Non ci capisco niente. Non è facile, Johan. Non mi va di vivere con nessun altro. Gli altri uomini mi annoiano. Non ti dico questo per farti venire degli scrupoli. E non penso a nessun ricatto sentimentale, non temere. Ti dico solo come stanno le cose. Per questo mi è insopportabile se cominciamo a baciarci o se facciamo l'amore. Non so, non riesco a spiegartelo meglio. Poi tu te ne vai, Johan. E io resto con la nostalgia. Stavo meglio prima, quando eravamo tranquilli, mantenendo le distanze. Continuiamo così. Smettiamola di toccarci, ti scongiuro. O per me diventerai insopportabile quando te ne andrai. Ma io... Io sono ancora innamorato di te. Perché dici questo? Lo sai che non è vero. Anch'io avevo nostalgia di te quasi ogni giorno in questo periodo. Non ci credi? Noi stavamo bene insieme. Siamo sempre stati amici. Noi ci intendevamo benissimo subito, ricordi, vero? Se adesso vogliamo fare l'amore, perché non dovremmo farlo? Questa è solo una prova che ci desideriamo.
Marianne, ma perché avere tanti scrupoli? Perché pensare a come ci sentiremo domani? È da idioti, veramente. Marianne, veramente è da idioti. No, Johan, no, non voglio, no. No, non voglio, non voglio più, no. No, no, non voglio restare qui a piangere e a disperarmi. Johan, devi cercare di capirlo, è così come ti ho detto, credimi, Johan. Non c'è niente di più stupido, se insisti è meglio che te ne vada. Sul serio, Johan, io non posso fare l'amore con te, non voglio, cerca di capirmi, Johan. Oh. Io faccio di tutto per capire, anche se non capisco. Mi senti? Ecco, sono qua. Mi sono seduto qua. Sono pronto ad ascoltare la lettura del tuo diario. Così vado via un'ora decente e telefono a Paola a Londra. Le dirò che sono stato a teatro. Ho bisogno di un caffè col cognac. Mi sembra tutto così idiota ora. Vorrei nascondermi e mettermi a piangere. Senti, se vuoi me ne vado adesso. Ci vediamo domani. Potremmo pranzare insieme, se ti va. Sì, è preferibile. No, no, aspetta. Resta. Domani non è possibile. Ehi. Ciao. Ti voglio sempre più bene. Mi comporto come una bambina, vero? Fai benissimo. La situazione è sotto controllo. La crisi è superata. Scrivo così in fretta che fatico a leggere la mia calligrafia. All'inizio non è interessante. Ieri, inaspettatamente, sono stata presa da un'improvvisa allegria. È la prima volta quest'anno che sento dentro di me la gioia di essere viva. Curiosità molto intensa su ciò che il giorno mi avrebbe riservato, eccetera, eccetera. Ecco. Mi sono voltata a guardare quella vecchia foto di scuola di quando avevo 10 anni. E mi è parso di afferrare un qualcosa che era lì da tempo e non riuscivo ad afferrare. Sentendomi così lontana da quella bambina che pure ero io e pensando a chi sono io, con sorpresa devo constatare che io non so chi sono, che non ho alcun modo di saperlo. Io ho sempre fatto quello che gli altri mi hanno detto di fare. Per quello che ricordo, infatti, sono sempre stata molto obbediente, spontaneamente rispettosa di tutti, decisamente ingenua. Se ci penso bene, sin da bambina avevo improvvisi sfoghi di violenza, ma ricordo anche che mia madre era pronta a punire quelle che chiamava le mie esplosioni di crudeltà con severità esemplare. A me e alle mie sorelle ripeteva che dovevamo crescere educate e piacevoli.
A me in particolare ripeteva che ero brutta e sgraziata. E me lo ricordava sempre. Più tardi scoprì che se tenevo segreto quello che pensavo, se mi mostravo ossequiosa, se avevo l'aria assennata, un tale comportamento comunque mi conveniva. Questo mio aspetto falsato si accentuò al massimo nella pubertà. Tutti i miei pensieri, per esempio, i sentimenti, ruotavano intorno al sesso. Ma io non ne feci mai oggetto di confidenza con nessuno in casa, tantomeno fuori con gli altri. Così continuando, le bugie, i segreti e le ipocrisie non fecero che moltiplicarsi. Mio padre voleva che diventassi avvocato come lui. Io provai ad accennargli alla prima occasione che desideravo più di tutto fare l'attrice, o comunque dedicarmi al teatro, in un modo o in un altro. Ricordo che tutti risero di me. Questa mia dissimulazione continuò a crescere nei rapporti quotidiani con le altre persone e nei rapporti con gli uomini. Sempre la medesima dissimulazione. Sempre la stessa disperata smania di piacere. Non ho mai pensato cosa voglio, ma solo cos'è che vuole lui che io voglia. Ma quello non era un essere altruisti come credevo prima. Era soltanto vigliaccheria. E quello che è peggio, un'assoluta ignoranza di me stessa. Il nostro vero errore è stato quello di non essere riusciti a staccarci dalla famiglia, dai genitori e di non essere stati per conto nostro e di non aver costruito un'esistenza basata soltanto sulle nostre forze. Mi sono lasciato prendere dal sonno. Eppure ti seguivo con interesse, veramente, te lo assicuro. Perché non seguiti a leggere? Ti sarai offesa, lo capisco, hai ragione, ma vorrei che continuassi. Ti chiedo di perdonarmi comunque. È meglio che tu vada a casa a dormire. Sta tranquillo, non mi sono offesa. Non preoccuparti. Sì, sì, forse è meglio che me ne vada, hai ragione tu. Fatti vedere più spesso. Farlo per le bambine, almeno. Certo, certo, mi farò vivo. Tu sei sempre il benvenuto qui. Solo che Paola è terribilmente gelosa. Si può anche capire. Anche per lei non è facile. Quando saprai qualcosa dall'America? Non so, fra 1 o 2 mesi al massimo. È sperabile che me lo farai sapere. Naturale. Ti telefono o ti scrivo. Allora che cosa decidiamo per il divorzio? Bisognerà muoversi in tempo. Pensi di risposarti? Non lo posso sapere ora. Preferirei che aspettassimo un altro po' prima di deciderci. Non credi anche tu? A cosa devo credere? Ti prego. Da me stanotte, ti va? Sì, resto qua. Dormo con te.
Che c'è? Niente, un po' di paura. Paura? Sì. Fatti coraggio, allora. Ce lo faremo a vicenda. Che hai? Non riesci a dormire? Non è possibile. Io me ne devo andare, mi viene l'angoscia stare qui. Perdona, perdonami. La calligrafia di Paola. È una lettera che mi ha scritto Paola. Si è messa a scriverti adesso. L'ho ricevuta prima che partisse. Leggila. No, devi leggerla qui adesso. Cara Marianna, sarai senz'altro sorpresa di ricevere una lettera da me, ma voglio dirti che non ho intenzione cattiva. Ho accettato questo incarico a Londra per un certo periodo, per poter interrompere un cerchio odioso di gelosie e di sospetti. So che Johanna verrà a trovarti non appena me ne andrò, ma questo è colpa mia per avergli costantemente impedito di incontrare te e le bambine. Se solo potessi riparare i miei sbagli, se solo potessi disfare quello che ho fatto... È tipico di Paola, furba come sempre. Scrive che dobbiamo diventare amiche. Che non sopporta l'ostilità e il silenzio. Davvero commovente, soprattutto il fatto che tu le creda. Johan è l'uomo più dolce, più caro e gentile che io abbia mai incontrato. Non ha alcuna fiducia in se stesso, anche se si atteggia a uomo deciso e coraggioso. E non si lamenta mai. Ho notato che si può dire qualsiasi cosa su qualsiasi persona senza rischiare di sbagliare. Ho fatto un po' tardi. Grazie per avermi aspettato. È stata una buona idea incontrarsi qui in ufficio, vero? Si risparmia tempo, no? Beh, non è poi il luogo più adatto. Per controllare i documenti del divorzio a me pare più che sufficiente. Dunque, ecco, guarda, questo è l'atto preparato da Henning, esattamente parola per parola, come abbiamo deciso insieme in questi giorni. Non c'è alcuna necessità che io lo legga. Ah, no, bisogna sempre leggere prima di firmare qualche cosa. Sei un po' acido stasera. Acido, no? Sì, direi proprio di sì. Oh, questo invece è l'elenco delle cose che abbiamo acquistato insieme e la relativa spartizione fra di noi come è stata concordata. È solo un promemoria, non c'è bisogno che lo firmi questo. Qui c'è scritto che l'orologio a pendolo della nonna aspetta a te, ci deve essere un errore. Veramente tua nonna l'aveva regalata a me, ne abbiamo anche parlato, non ti ricordi più? Scusa, io non mi ricordo che se ne sia mai parlato. E allora va bene, se ci tieni tanto te la puoi pure tenere. E tu no, non la voglio. È mia. Come sempre hai ragione tu, tieni la pendola, figurati se voglio litigare per queste sciocchezze.
Sta attento che non sia successo per altre cose più importanti questo malinteso. Smettila, risparmiami la tua ironia. Non lo vedi che sono raffreddatissimo e giù di corda? Vuoi qualcosa da bere? Un buon vecchio cognac. Ah, sì. È proprio quello che ci vuole ora. Me ne ha dato una bottiglia Egeman. È stato per delle conferenze un mese fa a Parigi e ne ha avuto in regalo una cassetta. Un omaggio dei colleghi. Salute. Salute. Come ti sembra? Io lo trovo eccezionale. Oh. È veramente buono. Io non sono tanto amante del cognac, ma questo è speciale. Ah, sì? Io mi sento già meglio. Comunque è difficile. Difficile cosa? Divorziare. Soltanto poche cartacce. Sì, ma è difficile ugualmente. Noi siamo separati da tanto tempo, praticamente non ci incontriamo più, siamo d'accordo in tutto. Eppure si sente il bisogno di ripensarci. Divorziare. Soltanto poche cartacce. Sì, ma è difficile ugualmente. Noi siamo separati da tanto tempo, praticamente non ci incontriamo più, siamo d'accordo in tutto. Eppure si sente il bisogno di ripensarci. Non lo trovi un po' strano? Johan. Non è strano? È vero, è strano. Mentre stavo venendo qui ero di ottimo umore. Mi ero imposta di non mettermi a piagnucolare e di non lasciarmi influenzare da nessuna circostanza. Non mi dire che ci stai ripensando. Johan, mettiamoci un momento sul divano. Io trovo che sia più comodo. Ti va? Così spegniamo questa luce. È terribile. Ma come fai a lavorare in una stanza così? Non è affatto accogliente. Se è per questo, nemmeno il divano è molto comodo. Ah, sì, invece. Basta appoggiare i piedi sul tavolo. Un altro po' di cognac? Versa. Ecco. Stai comoda ora? Comodissima. Sei solo qui stasera? Non c'è nessuno nel palazzo? Ci sta il guardiano. Ah, nessuno. Magnifico. Perché magnifico? Non lo so, so solo che per me è magnifico. Io invece ho un magnifico raffreddore. Non è che un banale raffreddore. Non aver paura che non muori. Salute. Sai, questa roba mi piace sempre di più. Che ti prende? Non stai nella pelle? Mi sento elettrizzata. Ti dirò la verità, sono un po' innamorata. Ancora con David? David? No, non lui, è acqua passata. Come, di già? Non pensare a lui ora. Dammi un bacio. Ma ho il raffreddore. Non lo sai che non me l'hai mai attaccato, dai, non perdere tempo. Dammi un bacio. Va bene, è così che lo volevi il bacio. È anche più bello. Mettimi la mano sul seno, mi piace. Hai intenzione di sedurmi? È questo che voglio fare. Sul tappeto. Stesi sul tappeto qua dentro, in questo momento. Non sarebbe magnifico? Che ne dici? Oh, cos'è? Rimani perplesso. Non mi dire che hai paura del guardiano. Siamo ancora sposati, è regolare, no? Su, vieni. Avanti. Mettiti sopra di me. Si dovrebbe fare più spesso sul pavimento. Johan, devi chiudere la porta a chiave. No, non viene nessuno. Che ne sai, io sono timida. Chiudi la porta. Mica avrai paura del guardiano. Certo. Non si sa mai. Forse è già lì fuori ad ascoltare. No, starà in giro, non è qui che viene. Ma che fai? Ti togli i calzoni col raffreddore che hai. Cosa vuoi che succeda? Ti riscalderai tu. Il raffreddore al sedere. Il mio piccolo caro, tanto infelice. Baciami. Baciami, mi piace tanto posso. Quando mi baci. Johan. Johan.
Ora io chiudo gli occhi o divento troppo cosciente quando mi guardi. Prendimi per i fianchi con tutte e due le mani. Ecco così. Che bello. Pensa se entrasse il guardiano. Parteciperebbe anche lui. Ormai siamo liberi da tutte le inibizioni. Restiamo qui tutta la notte. Facciamo l'amore. Beviamo. E domani presenteremo le carte per il divorzio. Cosa pensi? E che cosa penso? Ti piacerebbe saperlo, eh? Ti è venuta fame? Quella ce l'ho sempre. Che ne diresti di una bistecca con un gran bel bicchiere di birra, eh? Ti andrebbe? Non ti è permesso portarmi fuori. A me? Ma io sono a Uppsala con gli allievi. Povera Paola. Beh, in questo caso verrò fuori con te e ci verrò volentieri. C'è un bagno qui vicino? Sulla sinistra, nel corridoio, lo vedi subito. Le firmiamo allora queste carte, eh? E non ci pensiamo più? Così poi andiamo a festeggiare fuori la conclusione di un lungo e felice matrimonio. Io volevo portarmi le carte a casa per potermele leggere con comodo. Come sarebbe? Ci rimettiamo a discutere da capo? Poco fa tu stessa hai detto che si deve leggere bene prima di firmare una carta. Allora vuol dire che ci mettiamo qui, uno di fronte all'altro, e rileggiamo tutto con calma dall'inizio alla fine. Così potrai vedere coi tuoi occhi che io non ho fatto nessun imbroglio. Ma perché ti arrabbi? No, no, non mi arrabbio. Cominciamo a leggere. Tu ti sei arrabbiata. Va bene, mi sono arrabbiata, ma come vedi cerco di dominarmi. Sono abituata a dominarmi quando si tratta di te e delle tue esigenze, dei tuoi capricci. Ma non facciamo una questione anche di questo, perché proprio non ne vale la pena. Oltretutto si è fatto tardi e domani io ho una giornataccia. Non si doveva andare a cena fuori? No, grazie, ci rinuncio. Mi bastano i favori che questa sera a quanto pare ti sei degnato di concedermi. Sei tu che fai capricci. Ah, senti, Johan... Non ne parliamo più, ti ripeto che sarebbe sprecato e io cercherò di dominarmi. Adesso prendiamo tutte queste carte, le mettiamo in una busta e te le porti tutte a casa tua, dove tu e la tua cara Paola potrete studiarvele con la comodità che vorrete e così scoprirete che non vi ho imbrogliato. Siamo d'accordo? Ma che ti succede, Maria? Niente. Stavamo così bene poco fa. Ma guarda, non dimenticarti che martedì è il compleanno di Eva. Quando mai me ne sono dimenticato? È vero, ma sono sempre io che te lo ricordo in tempo. E poi vorrei che le pagassi il viaggio in Francia questa estate. Io non ce la faccio. Quanto potrà costare? Ma sulle 2000 corone. Ma sei matta? E secondo te dove le trovo 2000 corone così di punto in bianco? Può dartele tua madre. Mia madre mi ha aiutato anche troppo, scusa, Ah, beh, senti, io non ce la faccio davvero. Il dentista per Karin si è preso più di 1000 corone. Ma non ci pensa la scuola per la cura? Non lo sai benissimo perché Karin non vuole andare dai dentisti della scuola. E allora Eva rinuncerà al suo viaggio in Francia. Io non ho soldi. Del resto è tempo che impari anche lei che non si può avere tutto ciò che si vuole dalla vita. È tremendamente viziata quella bambina. È maleducata. L'altra settimana
è stata da mia madre. E mia madre mi ha telefonato piuttosto scioccata dal comportamento della piccola. L'ha detto tua madre? Sì, mi preoccupa. Ma è nell'età critica. Certo che un po' di disciplina non farebbe male o ti metteranno i piedi sulla testa. Cosa vuol dire i piedi sulla testa? Io ho la loro completa fiducia, lo sai. Mi raccontano ogni cosa e mi posso ritenere fortunata in questo. Quindi non do nessun peso al comportamento, alle buone maniere, a quello che tu chiami essere viziati. Comunque io non ho i soldi per un viaggio di Eva in Francia, diglielo pure se vuoi. Perché non glielo dici tu? È a te che sono affidate. Io devo già pensare alla spesa del loro mantenimento che non è affatto indifferente. E in più ci devo pagare sopra anche le tasse. A volte mi chiedo se noi non siamo come due bambocci viziati e coccolati, nati con la camicia, che hanno sperperato le loro risorse sino alla fine e tutto ad un tratto si accorgono di essere poveri e arrabbiati, pieni di rancore. E allora ti dirò una cosa ancora più ovvia. Noi non siamo che degli analfabeti dal punto di vista sentimentale. Ci hanno insegnato tutto sull'anatomia, sull'agricoltura in Africa, che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, eccetera, eccetera. Ma non ci hanno insegnato una sola parola sulla nostra anima. L'ignoranza su noi stessi e sugli altri è tragicamente totale. Ah, ma stai sbadigliando, la conferenza è chiusa, poi non c'è altro da aggiungere. Un bicchiere di cognac? Sì, grazie. Allora, prendiamo una decisione a proposito di questa cena. Non sono d'accordo con te, ma fa lo stesso. A proposito di conferenze, c'è una novità divertente. Quella cattedra in America è andata a farsi friggere. Ma no. Non che me ne importi molto, però... Mi dispiace, sinceramente. Anche a me. Non troppo, ma mi dispiace. Come al solito c'è sotto chi manovra, questo è chiaro. Prima il rinvio del viaggio e fin qui niente da dire. Poi sono venuti a mancare i soldi. E infine è partito Ockerman al posto mio. Cose che capita. Quest'estate compirò 45 anni. È probabile che possa viverne altri 30. Obiettivamente sono finito, cadavere. Impiegherò questi ultimi anni a andare in giro ad avvelenare l'esistenza mia e degli altri, solo perché respiro. Io sarei un'unità costosa e insieme improduttiva, da eliminarsi perché lasci il passo a chi di dovere, ai giovani. Perché fa comodo a loro, questi che dovrebbero essere i miei anni migliori, quando potresti essere veramente utile se non altro per l'esperienza che hai fatto. E invece niente da fare, buttalo via, fuori, fuori che merda. Sono stanco. Sono tremendamente stanco. Marianne. Non so quasi più chi sono. Qualcuno mi ha sputato addosso e sto affogando in un mare di sputacchi. Cosa c'è? Ti annoio? Pensavo che è straordinario. Vorrei sapere cos'è straordinario. Che oggi mi era venuta voglia di fare l'amore con te a un tratto. Volevo vedere se provavo ancora qualcosa. E invece non ho provato altro che un po' di affetto, capisci? Sai che significa, Johan? Che finalmente mi sto liberando di te. Ci è voluto molto tempo e ho sofferto. Ma ci sono riuscita. Comincio a vivere la mia vita, a essere libera. È fantastico. Ah, sento il bisogno di farti le mie congratulazioni. Non so perché te lo sto dicendo ora. È un po' crudele, visto che mi hai appena detto di essere così avvilito. Ma stranamente non me ne importa. Ho avuto troppi riguardi con te durante la nostra vita in comune. Ecco cos'è stato ad uccidere il nostro amore. Tutti questi riguardi. Se mi fossi permessa di avere meno rimorsi, avrei saputo molto più chiaramente che tutto ciò che dicevamo e facevamo insieme era sbagliato. Dopo la nascita di Karen, ricordi? Non riuscivamo già più a fare l'amore insieme.
Ci ragionammo sopra e dicemmo che era logico, che c'era stato un parto dietro l'altro, che era normale. E poi ancora i nostri ragionamenti sul perché non trovavamo più piacere a fare l'amore. Erano segnali, segnali d'allarme. Erano luci rosse che si accendevano intorno a noi, ma noi non capivamo. E ci consideravamo contenti. Questa specie di esibizione retrospettiva io la trovo noiosa e superflua. Mi farei impazzire con le tue uscite. Non lo sopporto più il tuo sarcasmo idiota. Non sei solo tu a decidere quello che si deve sentire e capire. Quanto ti odio in fondo, Marianne. E quante volte me lo sono detto. Quanto la odio. Specialmente quando facevamo l'amore. E ti sentivo in quella tua gelida indifferenza. E poi dopo, nel bagno, quando ti sedevi nuda sul bidet, ti lavavi e ti rilavavi con disgusto quella mia roba che dicevi che al tuo naso puzzava tanto. E io pensavo, odio il suo corpo e i suoi movimenti. Avrei dovuto picchiarti. Dovevo abbatterla, quell'assurda barriera d'indifferenza bianca e fredda. E invece no, continuavamo a ingannarci, a dirci parole amichevoli e che stavamo tanto bene insieme nonostante tutto. E allora spiegami come mai io sto bene con lui e riesco a fare quello che gli piace di fare. Te ne accorgerai quando un giorno vi sposerete. Finirà anche con lui alla stessa maniera. Aspetta e vedrai, è soltanto questione di tempo. E di nuovo andrai alla ricerca di un altro amante perché ti liberi dallo schifo che ogni volta ti prende. Stavolta ti sbagli. Esiste in noi un semplice, comune bisogno chiamato tenerezza, Marianne. Ed esiste un altro bisogno che si chiama sensualità. Per cui desideriamo dei corpi. Tutto ciò in te è spento. E tu non credi che io ci abbia sofferto? Quando non ci riuscivamo. Mi chiedevo, può essere così brutto? E noi ne parlammo. E per calmarci, dicevamo che il sesso non era importante, che era una cosa del tutto secondaria. Se il resto andava tanto bene. È stato così triste ingannarci, Johan. Tu sei riuscita a dimenticare tutte le cose sgradevoli che hai fatto. Se sono così sgradevoli, sii tanto gentile da ricordarle. Sai cosa facevi? Facevi un uso calcolato del tuo organo genitale. La barattavi come merce. Se me la davi, era sottinteso che il giorno dopo dovevo lasciarti in pace. E la davi se ero stato buono e servizievole. Se ero meno buono, meno servizievole, osavo avanzare una critica, niente da fare, diventavi subito ritrosa. È stato grottesco come ti sei comportata con me. Da puttana, sei peggio di una puttana. Non ho mai voluto sentire la verità. Ma quale verità? Mi dici quale? Quale verità? La verità vista dalle donne? Basta, tu sei pazzo, tu sei veramente pazzo. Ma cosa credevi di potermi calpestare fino a che ti fosse parso e piaciuto? O di mettermi eternamente a confronto con la tua cara mamma? O di continuare all'infinito con questa storia che ho trascurato la casa e ho pensato soltanto al mio lavoro? Non è vero, nessuno l'ha detto. Tu menti, l'hanno detto e come? Non ho sentito altro i primi anni del nostro matrimonio. Siete solo stati capaci di farmi venire dei rimorsi. Tu, mia madre, i tuoi genitori. Ho vissuto dei rimorsi sul lavoro. Rimorsi quando ero a casa. Ora dovrei avere rimorsi per non essere stata una buona amante. Una qualunque cosa facessi mi tormentavate ogni giorno con prediche continue e rimproveri. E ti meravigli se mi vendicavo con il mio organo genitale, tanto per usare le tue parole. Sì, sono stata la vittima di volta in volta di te, o di mia madre, o dei tuoi genitori e di questa sporca società. Se solo penso a quello di cui mi sono liberata finalmente, vorrei gridarlo, che mi sentissero. Non ci casco più, puoi esserne certo. Non mi freghi, non mi fregate, non mi fregate più. Tu stai qui a lamentarti perché ti hanno sopraffatto con l'intrigo e buttato tra gli scarti. Ora sentimi, ti sta proprio bene per quel presuntuoso che sei sempre stato e questa volta ti entrerà in quella testa. Sei un parassita, un incapace. Dovresti vederti, sei grottesca, dovresti vederti. Sono come sono ed è stata colpa vostra. Ma la differenza tra il mio e il tuo modo di essere grotteschi è che io non mi arrendo mai. Io almeno continuo, io voglio vivere nella realtà, senza illusioni né pretese, così com'è. Perché la cosa più bella del mondo, più bella di tutto quello che c'è, è la mia voglia di vivere.
Non c'è niente di più vivo che affrontare le avversità senza pretendere comprensione da nessuno. Tanto di guadagnato. Così non c'è più bisogno di compatirci a vicenda. Possiamo gettare gli scrupoli e essere finalmente liberi. E cercare di rassomigliare di più a noi stessi. Se sbaglio c'è stato è che noi due ci siamo conosciuti. Lo sbaglio è che ci siamo innamorati e abbiamo deciso di vivere insieme. All'italiana si dice è un fiasco. Qua è venuto il momento. Tanto vale firmare queste carte. Così ci dividiamo l'argenteria, i regali di nozze e ci diciamo addio. Tanto peggio se è stato uno sbaglio dal principio alla fine. Credi che non abbia capito cos'è che stai rimuginando tutta la sera? Sei tu che non vuoi accettare che divorziamo. Mai sentito cosa più stupida. Se è così stupida, dimostrami il contrario e deciditi. Metti la firma a queste carte e subito. E lo stavo facendo. Johan, con tutta sincerità. Johan, mi vuoi guardare, Johan. Tu non vuoi divorziare. Tu non vuoi divorziare, ti sei pentito. Abbia almeno il coraggio di dirlo, di la verità. E se avessi avuto un dubbio del genere, sarebbe stato un delitto. Mi dichiaro sconfitto, è questo che vuoi sentire? Non ne posso più di Paola! Voglio tornare! E non c'è nessun bisogno che mi guardi con quella faccia. Sono un fallito, non sono niente. Ho soltanto paura. No. Non è certo il momento di chiederti di riprendere il nostro matrimonio, no. Non sperare di impietosirmi, non lo ci riuscirai. Lo so, ma tu mi hai fatto una domanda e io ho avuto il coraggio di risponderti nel modo più sincero. Purtroppo non avevo capito che c'era un legame più profondo con te. Quello che molti chiamano di solito casa e famiglia. Una vita regolare e serena. Sono stanco di stare solo. Già, solo. Certo, lo sai benissimo che la solitudine con Paolo è peggio della vera solitudine. E io non sopporto né l'una né l'altra. È molto meglio non parlarne. Poi tu sai già tutto. Sì, vorrei un taxi a Malmrosgatan 45. Subito, per piacere. Grazie. Vieni con me. È meglio che non prendi la macchina. Hai bevuto troppo. Io resto qui un altro po'. Ma che resti a fare? Su, vieni con me. Che ci fai qui solo? Andiamo. Che te ne importa? Oh, vieni, Johan. Perché non resti ancora un poco? Perché me ne voglio andare. Resta, ti prego. Lasciami, non ricominciare. Resta. Johan, sei stanco e hai bevuto troppo. Resta, ti prego. Fammi passare. Ma non voglio che tu te ne vada. Non essere ridicolo. Sei tu ridicola. In tanti anni di matrimonio non ti sei mai comportato così. Non cominciare adesso. Dammi la chiave. Me ne strafrego di quello che stai pensando. Mi sembra di sentirlo come lavora il tuo piccolo cervello. Che faccio adesso? Si è ammattito. Non vorrà picchiarmi. Se vuoi che il mio piccolo cervello ti dica la verità, mi fai ridere. Ah, sì? Se hai voglia di ridere, perché non ridi, eh? Non sembra che tu abbia voglia di ridere, tu hai paura. Su, fammi almeno telefonare e disdire il taxi. Non serve. Aspettano 10 minuti e poi se ne vanno. Mettiti tranquilla. Il tempo ce lo abbiamo, te lo assicuro. E va bene. Che cosa vuoi? Niente. Voglio solo guardarti. Eccomi. In fondo c'era da aspettarselo un fatto del genere da uno come te. Sapessi quante volte ho consigliato le mogli in attesa del divorzio di non restare sole con i mariti offesi. Per nessun motivo. Certo, non immaginavo di cascarci proprio io. Stai zitta. Non mi fai paura.
Di quello che hai intenzione di fare non me ne importa un bel niente. Stai zitta! Ma sei impazzito! Ma che fai? No! 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 Mi vuoi dare la chiave? Voglio andare di là a lavarmi il sangue. T'ho detto che non esci. Lasciami andare, mostro! Fermati! Porca, mostro! Ti vuoi fermare? Fermati! Fermati! Io t'ammazzo! Marianne, che hai? Parla, dimmi. Scusami, Marianne, scusami. È colpa mia. Me la devo prendere con me. Mi dai la chiave? Posso aiutarti? No, non venire, ti prego. Che bellezza, lo sai che sono felice da morire. Sono stata ieri nella nostra vecchia casetta a mettere in ordine. Ho acceso il termosifone e il frigorifero, ho pulito e sono andata a fare le spese al supermarket. Proprio come ai nostri vecchi tempi. Da quanto tempo è che non ci vengo? Saranno 7 anni, credo.
E tu quanto? Ci vado sempre più di rado, sai, mio marito è difficile smuoverlo dalla città. Durante la stagione l'affitto, oppure ci vado con le ragazze. Molto raramente, non ci vengono volentieri. Hanno la loro vita ormai e io preferisco. E come sta tuo marito? È sopraffatto dal lavoro, ha la pressione alta, ma chi non ce l'ha di questi tempi? Tua moglie come sta? Bene, credo. È in Italia per un po' di riposo. Fantastico. Che coincidenza che siano tutte e due all'estero nello stesso momento. Già, è forse per questo che mi sento un po' in colpa. È proprio qui il lato piacevole. È rimasto tutto come allora. È solo un po' malandata. Bisognerebbe ripararla, ma noi non possiamo permettercelo. Senti, non potresti mettere la macchina in garage? Se la vede Eric, si sente obbligato a farci una visita da buon vicino di casa. Sai che faccia fa se ti vede. Va bene, la metterò. Su, mettila adesso. Posso farlo anche dopo, ti pare? È strano trovarmi qui. Stendiamoci un momento sul letto. Vieni. Sono emozionata. Sono nervosa come se fosse la prima volta. Ma non lo è. Su, vieni. Lo sai, fa quasi un anno oggi. Era l'8 di settembre, il giorno prima del mio compleanno. E oggi è il 28 agosto. Sei stata tu a sedurmi. Ah, sì, è incredibile. L'hai visto poi il secondo atto di quella commedia? No, non l'ho visto. Che idea, svignarsela a metà spettacolo durante la pausa. Come ti è venuta l'idea? Non lo so. Quando sono entrata in teatro quella sera ti ho visto e mi hai colpito. Te ne stavi lì tutto solo. Mi sono sentita sola anch'io e allora ti ho cercato. Mi hai riempito di gioia. Sì, e io ero felice di accorgermene. Dicesti quasi subito, andiamocene da qui. E tu arrossisti. Ti meravigli. Avevo un'erezione che quasi non mi reggevo in piedi. Anch'io ero terribilmente eccitata. Erano quasi 2 anni che non ci vedevamo. Esatto, 2 anni quasi. E festeggiamo il primo anniversario. No. Perché no? Non festeggiamo questo nostro primo anno. Festeggiamo i 20 anni di matrimonio. Ci siamo sposati in agosto 20 anni fa. Hai ragione, 20 anni esatti. Un'esistenza. Tutta una vita da adulti insieme. Straordinario. Cara, tesoro mio. Non sei emozionato a sentirti qui sopra, su questo nostro vecchio letto? Era ben diverso nelle stanze d'albergo. Almeno non sapevano di niente. Hai ragione, abbiamo fatto male a venire qui. Forse dovevamo andare in Danimarca, come avevamo pensato. No, non c'era tempo. Va bene anche qui. No, non va bene. Sai che facciamo? Lascia stare, mi passerà. Telefoniamo a Frederick, ha un cottage sul mare, speriamo che ci sia. E come facciamo a entrare? Ma sì, ci sarà sicuramente qualcuno dei vicini che avrà la chiave. No, va, lascia andare, Johanna. Proviamo, provare, non costa nulla. Frederick! Carissimo, sono Johan. Ti saluto, come stai? Ah, io sto benissimo, non potrei stare meglio.
Ti telefono per una cosa, come dire, un po' delicata. Sei solo, possiamo parlare tranquilli. Frederick, mi potresti prestare il tuo cottage per questa fine settimana? Sì, hai indovinato, ma non è come pensi tu. Molto carina. Come? Giovane? Ah, è anche un po' troppo giovane. Beh, è una faccenda delicata. Ti ringrazio tanto, è molto bene. Spero di ricambiarti il favore alla prima occasione. Senti, Freddy, che ti pregherei di non farne parola a tua moglie. Certe cose le donne non le possono capire. No, ma certo. La chiave sta sotto lo stoino? Bene. Sì, bionda. Corpo meraviglioso. Sì. Sta tranquillo, ti richiamo io. Sei veramente un amico. Bene. Ti ringrazio, saluta tua moglie. No, meglio non parlarne. No, sorgerebbero solo malintesi. Ciao, ci vediamo. Eccoci arrivati. Magnifico. Ecco lo stoino. Deve essere qui sotto. C'è. Eccola. Mettiamo un po' in ordine. È l'unica soluzione. Che ti succede? Piangi? Sei commovente. E io tanto scema. Io commovente? Non lo sapevo. Ma lo sei. Piccolo, caro Johan. Lo sai che ti sei fatto più piccolo? Mi sarò un po' ristretto. No, sei molto più bello di prima e sei così tenero. E caro. Prima eri sempre così teso in volto, eri in guardia, angosciato. Se lo dici tu. La gente è cattiva con te. Non lo so, non saprei. Penso forse che ho smesso di difendermi. Mi è stato detto che sono diventato molle, che sono diventato remissivo, che non mi faccio valere, ma sono convinto che non è vero. È più probabile invece che abbia trovato le mie giuste proporzioni e che con una certa umiltà ho accettato i miei limiti. Questo mi rende buono e un po' triste. Proprio tu che avevi tante ambizioni. No, questo non è vero. Erano i miei che si aspettavano che ne avessi, non io. Ho cercato di assecondarli in qualche modo. Vuoi sapere come va con mio marito? Mm-hmm. L'esserci sposati è stata una sciocchezza. Quasi uno scherzo. Quando vi siete conosciuti? Qualche anno fa. Per me era, scusami l'espressione, un semplice fatto sessuale. Ho capito. Henrik è molto, come dire, molto convincente in quel senso, ecco. A lui piace il sesso. E
Devo a lui se adesso piace anche a me quanto piace a lui. Come ricorderai, non c'ero troppo portata prima. Sì, lo ricordo. Non ti va che te ne parli? No, non mi va. Ma che ci vuoi fare? Fui presa come da un bisogno che prima non avevo mai conosciuto. Mi sembrava d'essere insaziabile. Lo trovo bello. Almeno per te. Mi sentii subito attaccata morbosamente a Henrik. Anch'io gli piacevo molto. Ma ciò non gli impedì di andare con altre donne, come arrivai a sapere, molto presto. Straordinario. Io ne soffrivo, era umiliante e offensivo. Diventai persino gelosa. Possibile. Tu gelosa? Sì, penso. Ci fu una discussione violenta, cioè fui io a essere violenta, e lo mandai all'inferno. E lui ci andò? Certo che ci andò. Disse che ero nevrastenica e poi se ne andò. Ma dopo poco lo implorai di tornare. Johan, che cos'hai? A che cosa stai pensando? Penso che va tutto bene. Molto bene. Magnificamente bene. Infinitamente bene. Solo che io non ci resisto. Lo sapevo che non sopporti la verità. Ah, sapessi quanto non mi interessano i tuoi orgasmi con quel fissato ad alta pressione. Sono pieno di ammirazione per il fatto che tu possa parlarne con tanta franchezza per la tua emancipazione. Dovresti scriverci un romanzo. Ti garantisco che saresti applaudita dalle femministe. È augurabile che tu non sia così stupido. Lo sai che queste cose mi fanno ridere. Per me sono diventate fondamentali. No, sono un fatto secondario. Sono soltanto una piccola parte di quello che c'è nella vita di bello, di valido e di importante. Pensa a tutto il sapere. Pensa alla saggezza che abbiamo accumulato, che immensa presa di coscienza, è fantastico. Siamo riusciti a scoprire noi stessi. Chi si scopre grande e chi si scopre piccolo, cosa c'è di più bello? Noi, vedi, stiamo seduti qui a parlare così intimamente dei nostri coniugi, al punto che sono qui presenti in questa stanza. Che siamo tutti parte dello stesso consesso. È una grande esperienza mentale, è come un manuale di saper vivere, ed è perfetto, Marianne. L'analisi è totale, la conoscenza è sconfinata, ma io purtroppo non ci resisto. Capisco cosa vuoi dire, ma non è poi così terribile, Johan. Sarà che io non posso sopportare questa gelida luce sopra ogni mio sforzo. Sapessi quante volte inutilmente ci ho provato. Quante volte a tirarmi su pensando che la vita ha il valore che uno sa darle. Non sono queste chiacchiere che mi hanno aiutato. Io voglio qualcosa in cui credere. Io non sento come te. Sì, l'ho capito. Io resisto, vedi? Io mi trovo bene. Ho fiducia nel mio buon senso e nella mia sensibilità. Le due cose si integrano. Oh, Signore. E mi soddisfano. Poi con l'età è venuto un terzo collaboratore. La mia esperienza. Tu dovresti darti alla politica. Perché no? A me piace la gente. Mi piace parlare e trattare. Mi piace l'intesa, i compromessi. Sei già al tuo discorso elettorale. Trovi che io sia così difficile? Solo quando predichi. Va bene, non ti dirò più una parola. Mi prometti di non dire altre verità definitive stasera?
Lo prometto. Mi prometti di non nominare più quel tuo campione di orgasmi? No, non più una parola su di lui. Puoi bloccare per un momento la collaborazione del tuo buonsenso e della tua sensibilità illuminata? Sarà difficile, ma ci proverò. Ti è possibile? Dico, ti è possibile razionare almeno un poco la tua sconfinata forza femminile? Sarà necessario farlo. Allora, andiamo a letto. Maria. Maria, ma che hai? Che c'è? Su, su. Maria. Su. Che sogno. Prova a metterti seduta. Vieni, vieni qui. Stai calma, su, calma, calma. Perché si fanno certi sogni così orrendi? Da cosa dipenderà? Avrai mangiato qualcosa, non so. Credi? Oppure, mia cara Marianne, ci sarà nel tuo bel mondo ordinato qualcosa che non riesci ad afferrare. Stringimi, ho tanto freddo, anche se brucio. Non mi starò ammalando. Le ragazze avevano il raffreddore. Copriti bene, vedrai che ti passerà. Mettimi la coperta sulle spalle. Ecco, così va meglio. Ti ricordi cos'è che t'ha spaventato? Cos'hai sognato? Era un incubo. Dovevamo attraversare un punto pericoloso. Io volevo che tu, io e le ragazze ci tenessimo per mano, ma non potevo. Non avevo più le mani. Avevo solo due monconi rimasti attaccati ai gomiti e sprofondavo nella sabbia che mi inghiottiva. Sprofondavo sempre di più, sempre di più. Non riuscivo ad afferrarvi. Voi stavate sulla strada e io non riuscivo ad afferrarvi. Che sogno orribile. Johan. Sì, cara. Credi che viviamo in una totale confusione? Tu e io? No, tutti. Che intendi per confusione? Paura, incertezza, ignoranza, confusione, insomma. Credi che dentro di noi si abbia paura di sprofondare perché non sappiamo che cosa fare, dove aggrapparci? Sì, lo credo. Tu credi sia troppo tardi ormai? Sì. Ma queste cose si pensano, non si dicono. Johan. Non si è perso qualcosa di importante? Noi tutti? No, noi due. E cosa, per esempio? Riesco a capire cosa provi e cosa pensi. E questo mi riempie di tenerezza. E dimentico me stessa, anche se non mi cancello completamente. Una sensazione mai provata. Più profonda. Capisco che vuoi dire. Io credo che al fondo di tutto c'è il rimpianto di non aver amato nessuno.
e la convinzione che nessuno abbia amato me. Ed è proprio questo che mi rattrista di più. Adesso però non devi esagerare, Marianne. Sto esagerando? Per quanto mi riguarda, sì. A me sembra di amarti, sia pure alla mia maniera imperfetta ed egoista. E alle volte penso che anche tu mi ami alla tua maniera sbrigativa e maledettamente litigiosa. Insomma, noi due ci amiamo semplicemente, alla maniera terrena e imperfetta. Ma tu sei così esigente. Infatti lo sono. E invece io qui, nel profondo della notte, in una casa buia in un certo luogo del mondo, ti sto ancora stringendo fra le mie braccia. E non riesco a chiedere niente di più a questo sentimento. Non pretendo che diventi una prova dell'amore universale, un dovere verso l'umanità. Sì, certo, non ti riesci. Forse non avrò fantasia sufficiente. È la fantasia che non hai. Allora diciamo che il mio amore è come lo vuoi, che io non te lo so descrivere e che non lo sento quasi mai nei giorni normali. E poi tu sei convinto che anch'io ti amo. Sì, infatti lo credo. Ma non parliamone troppo, ti prego, se no si diluisce niente. Restiamo così tutta la notte. No, non è possibile. Perché non vuoi? Ho una gamba addormentata, il braccio sinistro mezzo slogato, un piede non mi appartiene più, ho un sonno terribile e ho preso freddo alla schiena. In questo caso rimettiamoci sotto le coperte. Sì, certo. Buonanotte, amore mio, e grazie della conversazione. Buonanotte. Dormi bene. Anche te. Buonanotte.